Allora, innanzitutto, benvenuti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. A nome del Parlamento Europeo in Italia, voglio darvi il benvenuto a questa edizione del Premio Sacharov 2022 per la libertà di pensiero che quest'anno il Parlamento Europeo ha dedicato e assegnato al popolo coraggioso ucraino, in rappresentanza rappresentato principalmente dal Presidente Zelensky, dai leader ucraini eletti e dalla società civile. Ma prima di iniziare questo dibattito volevo fare i ringraziamenti doverosi perché oggi ci troviamo qui in questa prestigiosa sala grazie alla collaborazione e all'ospitalità del Presidente del Senato e della sua amministrazione. Quindi un grazie sincero a tutta l'amministrazione del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Poi volevo ringraziare oggi qui ospite istituzionale come Vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri, l'onorevole Tajani, che già è stato Presidente del Parlamento Europeo e tra le altre cose fu lui a premiare nel 2017 e 2018 il premio Sacharov, che ricordo venne dato al dissidente giornalista e regista ucraino Sentsov e al popolo nel 2018 al popolo venezuelano. E poi ci tengo a ringraziare l'ambasciatore Jaroslav Melnik, che è qui l'ambasciatore d'Ucraina in Italia, che siamo ansiosi di ascoltare il suo intervento, lo ringraziamo a nome di tutti i rappresentanti qui in Italia del Parlamento Europeo. Grazie ambasciatore. E poi ci tengo a proseguire quei ringraziamenti proprio perché questa è la prima volta dopo 2 anni di lockdown, è per noi un momento molto emozionante vedere le persone dal vivo dopo che abbiamo vissuto questi 2 anni così di intenso restrizione. Voglio ringraziare il direttore della Repubblica, Maurizio Molinari, che ci ha dato una ottima collaborazione e che ci ha mandato un messaggio che dopo lanceremo per voi. In più lo ringrazio soprattutto anche per la collaborazione col suo sito, in questo momento siamo online. Poi voglio ringraziare l'ex presidente Sakharov, già presidente Sakharov 2020, Svetlana Tsikhanouskaya, che si collegherà tra poco con noi in diretta streaming. E poi vorrei ringraziare qui la giornalista Rai, vice direttrice del TG2, che modererà questo dibattito in collegamento con Strasburgo, dove avremo i rappresentanti, gli europarlamentari di Forza Italia e altri gruppi politici dal Partito Socialista e tutti i gruppi politici del Parlamento Europeo. Ci sarà con loro il direttore della rappresentanza e più tardi vedremo in streaming l'assegnazione del premio al popolo coraggioso ucraino da parte della Presidente Metsola. Prima di iniziare questo dibattito, adesso vediamo un video che racconta un po' le motivazioni e questa situazione che sta vivendo il popolo ucraino. Grazie. On the 24th of February 2022, Russia invaded Ukraine. It was the start of a brutal war, indiscriminately targeting civilians, razing entire towns. Since then, millions have been displaced, tens of thousands killed or wounded. 8 years after annexing Crimea,
and waging war in the Donbass, the Kremlin had its sights set on Kyiv. Цивільні люди, жителі окупованих територій і ті, хто знаходяться безпосередньо в близькості, стали заручниками в агресії Росії. Тобто це просто люди, які живуть в своїх домівках, але змушені або тікати від війни, або сприймати на себе весь удар безжальної машини війни російської верхівки. Moscow called the invasion a special military operation designed to demilitarize and denazify Ukraine. The reality was very different. Wide-scale war had returned to the continent of Europe. Саме найперший прильот, на який я виїхав, це було 26 лютого. Ми виїхали. Ну, це було незрозуміло. Ти їдеш, ти не розумієш туди, що на тебе чекає, і чи не прилетить нічого ще зверху, ну, слідом. А потім, уже коли приїхали на місце, ну, в першу чергу ми займалися гасінням. Чи є там в наявності люди на ньому, чи перебував, хто там перебував. Тільки за 8 місяців повномасштабної російської агресії ми задокументували 24 тисячі епізодів воєнних злочинів. Це умисні знищення житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень, церков. Це розстріли евакуаційних коридорів, гуманітарної допомоги. Це викрадення, зґвалтування, вбивства і катування цивільних людей на окупованих територіях. The world was shocked as images of mass graves emerged from Bucha and Mariupol, towns which became symbols of the brutality of the occupying Russian forces. І я особисто опитала сотні людей, які вийшли з російського полону. Вони розказували мені жахливі історії, яких били, яких гвалтували, яких забивали в дерев'яні ящики. Це те, що наробила Російська Федерація, наша держава, показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наше збройне сили, наша нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну не можна. Це країна справжніх людей, сильних, мужніх, людей, що відчули свою силу і показали світу приклад стійкості. І не знаю. Ці люди заслуговують на визнання, і все, що зроблено, це реально героїчні вчинки. The 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society. Since 2014, Ukraine had been fighting a largely forgotten war. That changed on the 24th of February. У цій війні із Росією ми боремося за свободу в усіх сенсах. Ми боремося за свободу бути незалежною державою, за свободу бути українцями і розвивати свою мову та культуру. І ми платимо за це високу ціну. Grazie. Come vi anticipavo prima, do lettura del messaggio, l'indirizzo di saluto istituzionale del Presidente del Senato, che purtroppo per impegni istituzionali non potrà essere qui, ma mi ha mandato questo messaggio da leggere a questa Assemblea oggi.
Saluto e ringrazio le autorità e i presenti. È davvero grande la mia soddisfazione nel poter ospitare in Senato questo importante appuntamento in occasione della cerimonia di assegnazione del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. Un affettuoso benvenuto vorrei rivolgerlo in particolare ai tanti giovani in sala insieme ai loro insegnanti. La vostra presenza è probabilmente ciò che meglio racconta l'obiettivo di questo premio: promuovere, consolidare e tramandare la consapevolezza che diritti umani e libertà fondamentali, come poter esprimere e difendere le proprie idee e il proprio pensiero, non possono e non devono mai darsi per acquisiti e consolidati, bensì vanno difesi ogni giorno perché sono una ricchezza irrinunciabile sotto ogni profilo giuridico, etico e culturale. Andrei Sakharov era un genio della fisica, era uno dei più illustri membri dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, eppure non ebbe paura di perdere tutto, pur di restare fedele alle proprie idee e di schierarsi a favore degli oppressi e contro un regime autoritario e liberticida. Andrei Sakharov è stato un dissidente, così come lo sono state le tante personalità che in questi anni sono state insignite del premio che il Parlamento europeo gli ha voluto dedicare. Donne, uomini e popoli che con coraggio, passione e instancabile determinazione continuano a dimostrarci quanto l'affermazione universale del principio cardine della libertà di pensiero è la conquista più importante dell'era contemporanea. Un pilastro irrinunciabile di democrazia e partecipazione e condizione fondamentale per l'affermazione di ogni altro diritto e di ogni altra libertà. Ce lo ricordano in queste settimane anche le numerose proteste in Iran, portate avanti con coraggio da donne e studenti, giovani come voi, che oggi siete qui, a cui il regime nega i più basilari diritti di espressione e libertà. Le loro sono manifestazioni legittime di dissenso di fronte a quali l'uso della forza da parte del regime teocratico è una violenza inaccettabile, ingiustificabile, che non possiamo fingere di non vedere. Quest'anno il Parlamento europeo ha deciso di assegnare il premio Sakharov al popolo ucraino e ai suoi rappresentanti. Al presidente Zelensky e ai tanti che in questi 10 mesi di fiera resistenza all'aggressione russa si sono distinti per il loro coraggio, così come per il loro impegno umanitario. Un'aggressione non solo contraria a ogni regola e principio del diritto internazionale, ma attuata con una crudeltà che rischia di sconfinare nel genocidio. Sono più di 10 milioni gli ucraini che hanno perso la casa sotto i bombardamenti e oltre 6 milioni quelli che sono stati costretti a abbandonare la loro patria. Si tratta principalmente di donne e bambini, anche se persino molte madri, dopo essere riuscite a mettere in salvo i propri figli, sono tornate indietro per difendere le loro città, il loro paese, il loro diritto a una vita libera. Ogni giorno continuano ad arrivare dall'Ucraina notizie di devastazione, perdite di vite umane, crimini di guerra e altre terribili violenze. Sono immagini e storie che rievocano un passato di guerra e di orrori che in Europa non si vedeva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che si pensava non si sarebbe più ripresentato. Uno scenario di fronte al quale deve essere evidente a tutti quanto sia importante in questo momento per l'Europa e per l'Italia continuare a restare al fianco dell'Ucraina e sostenere con convinzione la resistenza del suo popolo. Oggi più che mai difendere Kiev significa difendere la pace, un compito di fronte al quale l'Italia non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Anzi, proprio in queste ore l'Aula del Senato, come anche quella della Camera, sta ribadendo l'impegno convinto del nostro Paese, tanto sul piano degli aiuti militari europei all'Ucraina, quanto su quello delle sanzioni alla Russia. La strada della diplomazia è sempre la migliore, è quella più in linea con i nostri principi etici e morali, ma il sostegno militare a Kiev è altrettanto essenziale proprio per scongiurare il rischio di una disfatta e di un'accettabile invasione. Di fronte al grande cuore del popolo ucraino siamo quindi tutti chiamati a dare prova di questa solidarietà che è alla base di una comune visione europea e la ragione prima del nostro stare insieme. Perché l'Ucraina non soffre e combatte solo per se stessa, soffre e combatte per tutti noi,
combatte per difendere quelle stesse libertà e quegli stessi valori e principi di giustizia, democrazia e partecipazione, che sono fondamenta della nostra identità storica e culturale, come l'Italia, come Unione Europea. Grazie. E adesso passo la parola alla dottoressa Griego, vice direttrice del TG2, a moderare l'evento. Grazie. Libertà di pensiero, libertà di espressione, rispetto dei diritti delle minoranze, rispetto del diritto internazionale, sviluppo della democrazia e attuazione dello Stato di diritto. Ecco, sono questi i principi fondamentali, la struttura, l'ossatura sulla quale poggia il premio Sakharov, istituito dal Parlamento europeo nel 1988 e che viene conferito quest'anno al coraggioso popolo ucraino e al suo presidente. Buongiorno, benvenuti a questa manifestazione che, come anticipava il dottor Di Stefano, si articolerà in due fasi. La prima qui a Roma, che vede tra l'altro protagonisti molti giovani, e qui ringrazio il Convitto Nazionale, il Liceo Vivona, protagonisti perché gli stessi ragazzi poi entreranno nel dibattito con delle domande. Poi l'altra fase a Roma, a Strasburgo, scusate, una vera e propria staffetta con il direttore Carlo Corazza, che ci accompagnerà con un ulteriore dibattito fino alla cerimonia di premiazione vera e propria. E dunque entriamo subito, apriamo subito i lavori. Vi anticipo che l'intera manifestazione viene seguita live sui canali social del Parlamento europeo, sulla web TV e sul canale YouTube del Senato, nonché sul sito di Repubblica.it. Apriamo dunque i lavori con l'onorevole Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, già presidente del Parlamento europeo. Io cito le sue parole: gli ucraini sono eroi che non si arrendono di fronte all'orrore della guerra. Le loro gesta a difesa della democrazia e della libertà saranno scritte sempre nella storia. Grazie, grazie direttore. Un saluto affettuoso all'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, con il quale siamo sempre stati in contatto, proprio perché l'Italia ha voluto sempre sottolineare la sua adesione alla battaglia di libertà a favore dell'indipendenza dell'Ucraina contro l'invasione da parte della Federazione Russa per la difesa del diritto internazionale. Io credo che il Parlamento europeo abbia ancora una volta dato un segno di grande attenzione nei confronti dell'Ucraina, che è un paese candidato a far parte dell'Unione europea, ma un segno di attenzione che viene dato al popolo ucraino, che sta affrontando forse l'inverno più difficile della sua storia più recente, che ricorda gli anni difficili del pogrom, quando Stalin metteva in difficoltà e faceva morire milioni di persone in Ucraina a causa della fame. E questo inverno sarà un inverno molto difficile, perché l'esercito russo ha colpito non le basi militari ucraine, come avviene in guerra, ha fatto anche quello, ma adesso sta colpendo la popolazione civile, sta mettendo in difficoltà milioni e milioni di persone che non avranno riscaldamento, non avranno luce elettrica, e quindi questo significa cercare di utilizzare il generale inverno per piegare la resistenza di un popolo. Ieri si è svolta a Parigi una conferenza internazionale alla quale hanno partecipato una cinquantina di paesi del mondo, tra questi naturalmente l'Italia, che io ho rappresentato, e abbiamo ribadito il nostro sostegno non solo militare. Come sapete, il governo ha avuto dal Parlamento l'autorizzazione a prolungare il termine per quanto riguarda l'invio possibile di armi all'Ucraina, previo sempre voto del Parlamento, fino al 31 dicembre del prossimo anno. Ma ieri si è parlato soprattutto degli aiuti alla popolazione civile. L'Italia ha già deciso di investire altri 10 milioni di euro che verranno consegnati
all'organizzazione che il governo ucraino ci indicherà per sostenere i sacrifici della popolazione civile. Ma noi abbiamo già inviato molto materiale per cercare di contribuire alla ricostruzione della rete elettrica. L'assenza di elettricità significa freddo e buio in un paese dove le temperature non sono come da noi durante l'inverno, ma vanno parecchi gradi sotto lo zero. Per anziani, bambini e donne non è facile poter vivere e direi anche sopravvivere. Quindi noi abbiamo mandato oltre 50 tonnellate di materiale elettrico, commutatori, trasformatori, cioè tutti gli strumenti che possono essere utili alle organizzazioni dello Stato dell'Ucraina per rimettere in piedi la rete elettrica. Abbiamo naturalmente inviato anche altri aiuti, e sono stati tanti gli interventi dello Stato italiano ma anche dei privati. Tutta questa parte di rete elettrica è stata offerta e inviata in Ucraina da imprese italiane che vogliono essere vicine a un popolo che soffre. Naturalmente abbiamo dimostrato senso di accoglienza ricevendo in Italia oltre 170.000 ucraini. Abbiamo detto anche che l'Italia è pronta ad accogliere in caso di necessità altri ucraini qualora fossero costretti a lasciare il loro paese a causa di un inverno gelido. Ma abbiamo anche pensato di lavorare, e ieri se ne è cominciato a discutere, per la ricostruzione dell'Ucraina. Come sapete, l'Ucraina è un paese candidato a far parte dell'Unione Europea. Naturalmente dovrà fare il percorso che fanno anche altri paesi candidati, ma noi vogliamo che sia aiutata l'Ucraina durante questa fase. E quindi, finita la guerra, ci auguriamo il prima possibile, non sarà facile, noi riteniamo che si debba fare di tutto per arrivare alla pace tra Ucraina e Russia. Ma abbiamo sempre detto che non c'è pace senza giustizia. E cosa vuol dire giustizia? Giustizia significa libertà e indipendenza dell'Ucraina, significa rispetto del diritto internazionale, significa che i russi devono fare marcia indietro e lasciare il territorio di questo paese. Poi ci si potrà sedere attorno a un tavolo della pace. Io mi auguro che tutti facciano la loro parte, a cominciare dalla Cina, a cominciare dalla Turchia, dagli Stati Uniti. Noi favoriremo qualsiasi contatto, qualsiasi accordo perché questa guerra finisca. A pace non significa resa. Ecco perché noi aiutiamo anche dal punto di vista, noi Europa e la NATO, l'Occidente aiuta l'Ucraina. Pace non può significare resa dell'Ucraina alla Federazione Russa. Pace significa sedersi attorno a un tavolo in condizioni di parità. Ma ripeto, noi lavoreremo molto e stiamo già, come Ministero degli Esteri, parlando con le imprese italiane che vorranno partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina, perché poi nei prossimi anni possa veramente sempre più avvicinarsi all'Unione Europea ed essere parte integrante della nostra Unione, che, ricordo, l'unico luogo dove non c'è nel mondo la pena di morte. Lo diciamo anche all'Iran, lo diciamo anche alla guida politica dell'Iran. Nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un'altra persona. È inaccettabile per quanto ci riguarda ciò che sta accadendo in Iran e noi invitiamo le autorità di Teheran a fare marcia indietro e impedire che ci siano altre condanne a morte per giovani e donne che hanno l'unica colpa di aver partecipato a manifestazioni dove si chiedeva la libertà. Detto questo, il governo italiano sta facendo di tutto per sostenere l'Ucraina, stiamo lavorando, dicevo, anche per quanto riguarda il futuro. Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile, continueremo a farlo ed è giusto che il Parlamento europeo sostenga il popolo dell'Ucraina attraverso i suoi rappresentanti.
Ma io credo che appuntamenti come questi devono servire anche a voi ragazzi per riflettere su cosa è la pace, su quali sono i valori che devono fondare una società. La libertà, il diritto di parola e per i popoli l'indipendenza. Noi italiani abbiamo combattuto, abbiamo fatto 3 guerre d'indipendenza più la prima guerra mondiale per ottenere la nostra unità e la nostra libertà dallo straniero, e nessuno può invaderci. Durante la seconda guerra mondiale c'è stata, durante l'invasione tedesca, c'è stata una reazione forte da parte del nostro popolo che coraggiosamente, guidata dai nostri militari, ha contribuito alla sconfitta dell'invasore. Ecco, la libertà e l'indipendenza sono valori sacrosanti, perché ragazzi, se noi non pensiamo a quanto siano importanti i valori per una società, noi rischiamo di dar vita ad una società dove magari cerchiamo il benessere, ma poi perdiamo la nostra identità e la nostra ragione dello stare insieme. Quindi difendere la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina non è solo una scelta politica, è anche una scelta legata ai valori nei quali tutti quanti noi ci riconosciamo. Quindi è importante, e ben ha fatto il Parlamento europeo a invitare tanti giovani, perché possano conoscere, possano soprattutto discutere con l'ambasciatore dell'Ucraina per ascoltare la sua opinione, le sue idee. Noi lo faremo, io sto per andare in Senato dove c'è il dibattito sul Consiglio europeo, cioè la riunione di tutti i capi di Stato e di Governo che si riunirà domani a Bruxelles, e noi ribadiremo, l'Italia ribadirà attraverso la persona del Presidente del Consiglio, quali sono le posizioni chiare del nostro Paese. Insomma, l'Italia vuole essere protagonista nel mondo di pace, di libertà e di democrazia. Come lo siamo in Ucraina, così lo siamo in Iran, dove c'è un altro popolo che soffre. Ecco, per noi i valori sono universali e l'Europa credo che faccia bene a difenderli. Una parola sul Parlamento europeo: come vedete c'è uno scandalo che sta coinvolgendo alcuni rappresentanti, alcuni funzionari, ma non confondiamo mai l'istituzione con alcune mele marce. Le mele marce vanno perseguite, se hanno commesso dei reati vanno punite dalla giustizia, ma l'istituzione, e ricordo che il Parlamento europeo è l'unica istituzione democratica della Unione Europea, perché i suoi rappresentanti sono tutti quanti eletti dai cittadini. Anzi, noi chiediamo che il Parlamento europeo possa avere nell'Europa di domani più poteri. Al Parlamento europeo, per esempio, manca il potere di iniziativa legislativa, cioè legifera sulle proposte che arrivano dalla Commissione europea, ma i deputati non possono, come capita qui in Italia, presentare loro proposte. E questo non va bene, perché limita il potere del Parlamento. Ecco, quindi ci tenevo a dirvi due parole a difesa dell'istituzione che ho avuto l'onore di presiedere e che oggi attribuisce questo importante riconoscimento, il più importante riconoscimento del Parlamento europeo al popolo ucraino, al quale va ancora una volta la solidarietà di tutta l'Italia e direi di tutti gli italiani. Ambasciatore, in bocca al lupo per il lavoro che fa, ma anche per il suo popolo che lei rappresenta qui molto bene. Dunque, avete sentito le parole del Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani. Libertà, indipendenza, l'Italia e l'Europa su questo percorso, e attraverso anche riconoscimenti come il premio Sakharov che negli anni è stato conferito a persone e a organizzazioni impegnate in difesa dei diritti umani. E salutiamo il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che come ci ha anticipato è impegnato per appunto eventi istituzionali.
E dunque, dicevamo, negli anni il premio Sakharov è stato conferito a persone e a organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani. I primi furono Nelson Mandela, Marchenko, e lo scorso anno è stato conferito ad Alexei Navalny, politico dell'opposizione russa, attivista e oppositore del presidente Putin e tuttora in prigione. Nel 2020 il Parlamento europeo decise di premiare Svitlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione democratica bielorussa, donne coraggiose, leader ed esponenti politici della società civile che lottano per la democrazia. E cito anche in questo caso le parole della Tsikhanouskaya: senza Bielorussia libera neanche l'Europa potrà essere pienamente libera. Ecco, abbiamo collegata con noi Svitlana Tsikhanouskaya e chiedo alla regia di attivare il collegamento per ascoltare il suo intervento. Buongiorno. Benvenuta. Welcome. Grazie, grazie molte. Proviamo. Signore e signori, grazie a tutti voi per essere accanto a Belorussia e la Ucraina. Ho ricevuto questo invito a parlare oggi da un caro amico, italiano, grande europeo. Grazie Antonio, dice la signora in italiano. Abbiamo... Io sono stata onorata di ricevere il premio Sakharov. E oggi sono ancora più emozionata di parlare a voi, a nome della Bielorussia, in questo momento di svolta della storia europea. Voglio esprimere il mio sostegno e la mia ammirazione per l'Ucraina. Nessuno quest'anno come loro merita il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Quest'anno l'Ucraina hanno versato il loro sangue per la loro libertà e per le nostre vite. Abbiamo un problema con il collegamento. Chiederei alla regia di ripristinare con una qualità audio, se possibile, un pochino migliorata il collegamento. E se il problema video e audio sussiste, io chiederei a Fabio Di Stefano di proiettare un video che ci ha inviato il direttore del quotidiano La Repubblica, Maurizio Molinari. E proviamo nel frattempo a mandare in onda il video in attesa di ripristinare il collegamento video e audio. Che immobilizzano la vita delle persone, di intere famiglie,
in nome di una sicurezza che molto spesso viene imposta con regole mai condivise. E l'eredità di Sakharov si ritrova oggi in quei paesi come la Russia, la Bielorussia, dove sono così tanti gli oppositori, i dissidenti, i singoli cittadini che hanno il coraggio di alzare la voce, di esprimere dissenso, di esprimere opinioni diverse rispetto a quelle dei governanti, richiamandosi ai diritti fondamentali degli individui che sono stati riconosciuti nella Dichiarazione Universale approvata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Io credo che questa giornata e questo momento deve essere un'occasione per tutti noi, in quanto cittadini europei, di riconoscere l'importanza dei gesti, delle azioni e delle parole che rimbalzano da Teheran a Pechino, da Minsk a Vladivostok fino a Mosca, e di sentirci con loro nelle strade di queste città, come assieme ai cuori e agli animi di chiunque oggi, come ieri, si batte per la difesa della libertà, perché la difesa della libertà è un valore che attraversa il tempo, attraversa le generazioni, viene dal passato, passa attraverso di noi. Bene, ringraziamo il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. E vediamo se siamo in grado di ripristinare il collegamento con Svitelania Zikhanouskaya, la leader dell'opposizione democratica bielorussa, e premio Sakharov 2020. E attendiamo qualche secondo. Nel frattempo, forse siamo in grado di, ecco, siamo di nuovo in grado di collegarci con lei. Eccoci di nuovo in diretta. Buongiorno. Allora ricomincio da capo, signore e signori, cari amici. Grazie a tutti voi per sostenere la Bielorussia e l'Ucraina. Sono stata molto felice di ricevere questo invito dal mio amico Antonio Tajani, grande italiano, un grande europeo. Io mi ricordo quanto sono stata onorata di ricevere il premio Sakharov 2 anni fa, ma oggi sono ancora più emozionata per poter parlare a voi a nome del popolo bielorusso in questo momento di svolta per l'Europa. Voglio sostenere gli ucraini, nessuno quest'anno più di loro merita un premio alla lotta per la libertà di pensiero. Gli ucraini hanno versato il loro sangue per la loro e la nostra libertà, e al di là di questo premio ci sono migliaia di vittime, milioni di destini spezzati, e è un grande sacrificio. Oggi voi gli ucraini pagano un grande prezzo per la libertà degli ucraini, ma anche la nostra, quella dei vostri figli e dei nostri figli. Voi ucraini avete mostrato a tutto il mondo il vero prezzo della democrazia, della pace e della sicurezza, e i bielorussi ancora stanno lottando per un nemico comune, che è l'espansionismo imperialistico russo. Per noi e per i bielorussi la libertà fino al 2020 era solo una parola. Con il premio del Sakharov del 2020 noi abbiamo cominciato a capire che la libertà non deve essere data per scontata e non è eterna. I bielorussi hanno capito come si fa a resistere al tiranno, e noi davvero abbiamo il potere solo se siamo uniti.
a migliaia di bielorussi hanno marciato per la libertà del loro amato paese, le autorità hanno reagito con ingiustizia, con repressione, con la violenza. Oggi non è soltanto la libertà, ma l'esistenza stessa della Bielorussia che è in gioco. Noi abbiamo due tiranni, il sistema criminale di Lukashenko e l'espansione imperialistica del Cremlino. E anche i piccoli centri di resistenza civile devono pagare un prezzo con detenzione, accuse sono vittime di violenza. I prigionieri di coscienza in Bielorussia toccherà i 1500 e oltre 5000 sono detenuti per le loro azioni di protesta. Ogni giorno la polizia bielorussa fa irruzione negli appartamenti dei cittadini, lì perquisisce, terrorizza i bambini e queste persone sono trascinate nelle stazioni di polizia. Non sono criminali come tenta di presentare il regime. Il risentimento di Lukashenko si rivolge contro coloro che secondo lui hanno rotto un contratto con loro. Non solo si fa irruzione nei nostri appartamenti, si fa irruzione nel nostro paese. I tribunali sono diventati luoghi di tortura, trappole, anni e anni di reclusione sono comminati a persone che non hanno fatto nulla, neanche le scuole sono le stesse, non sono più scuole ma educazioni, ma luoghi dove si fa propaganda, si infetta con il gergo del regime. Questo occupazione è fatta per privarci delle nostre libertà, umiliarci e farci dimenticare chi siamo, ma questo non succederà mai. Oggi i bielorussi rischiano di perdere tutto, nonostante tutto, nonostante una repressione su vastissima scala e nonostante le minacce alla stessa vita delle persone, i bielorussi continuano a resistere. Noi resistiamo alla propaganda, distribuendo informazioni, i nostri partigiani lavorano e diciamo che lottano online e raccolgono informazioni per future indagini contro chi perpetra queste violazioni. E noi cerchiamo di collaborare con gli ucraini sui posizionamenti dei sistemi di contenimento, cerchiamo di sabotare anche le linee di comunicazione anche ferroviarie per rallentare le azioni. In queste situazioni di repressione le proteste non sono possibili, per i russi vogliono aiutare gli ucraini. Ci siamo portati volontari, ce ne sono tanti che si sono uniti alla resistenza ucraina nella lotta ad un nemico comune. Io so che queste persone non si sacrificano per parole vuote, ma per il futuro comune nostro, dei nostri figli, di tutta l'Europa, e non si sacrificano per sé, ma anche per le generazioni che devono poter gestire il loro destino senza alcuna repressione. E in Bielorussia e l'Ucraina la libertà, l'indipendenza, i diritti umani non sono parole vuote, e anche l'essere umano non è uno spazio vuoto. Noi vogliamo tutti difendere questi valori, se siamo tutti d'accordo che è così che dovrebbe apparire il nostro futuro, il nostro dovere oggi è aiutare gli ucraini in questa guerra di libertà contro l'oppressione. E quindi viva l'Ucraina e anche la Bielorussia. Grazie. Ringraziamo
e salutiamo la leader dell'opposizione democratica bielorussa, Svitlana Tsikhanouskaya. Ecco, abbiamo sentito anche dalle sue parole l'importanza dell'affermazione del diritto, l'importanza della parola libertà, del concetto di indipendenza. E con noi l'ambasciatore di Ucraina in Italia, Yaroslav Melnik. Ambasciatore, la conquista del diritto passa ovviamente anche per la diplomazia. Sì, grazie mille. Buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare per questa opportunità ad essere oggi qui con voi e condividere questi momenti di grande emozione e sensibilità. Come sapete, il premio Sakharov è un riconoscimento molto particolare e importante e dal momento della sua creazione viene concesso alle persone di estremo coraggio, dignità, alle persone che fanno del nostro mondo più migliore. Ed per me è un vero orgoglio rappresentare qui tutto il nostro paese, tutto il nostro popolo, rappresentare proprio soldati, volontari, medici, infermieri, agricoltori, energetici, tutta la gente dell'Ucraina che non si stanca ad impegnarsi per resistere alla barbarica aggressione russa. E la parola chiave di questo premio è la libertà. Per questa libertà il nostro popolo paga il prezzo più alto. La libertà di ogni persona, la libertà di economia, del commercio, così come la libertà del pensiero, della cultura, della scienza, non possono esistere separatamente e allo stesso tempo costituiscono un prerequisito indispensabile per una democrazia vitale. E l'Europa vive da così tanto tempo in uno stato di società libera. È stato intrapreso un enorme percorso comune per raggiungere varie libertà, che da molte persone questa libertà viene presa per scontato, come l'aria. E questo spirito di libertà del nostro popolo ispira le persone nel tutto il mondo. Stiamo combattendo per la nostra terra, per il nostro futuro, per la nostra libertà propria, ma anche allo stesso tempo stiamo lottando per i nostri valori comuni, che noi condividiamo con voi. Proprio 4 anni fa questo importante riconoscimento è stato assegnato a Oleg Sentsov, un altro molto famoso ucraino, un regista ucraino, che al suo epoca era prigioniero in Russia. Un anno dopo è stato rilasciato dalla prigionia e ha accettato personalmente il premio. Parlando nell'aula del Parlamento europeo, Oleg Sentsov ha osservato: «Non vogliamo vivere come vive la Russia, non vogliamo essere nella sua zona di influenza, non vogliamo essere schiavi di Putin e vivere nell'Unione Sovietica, la quale lui sta costruendo secondo un modello aggiornato. Vogliamo vivere in un paese normale, libero, onesto, costruito sui principi europei. E naturalmente l'Unione degli Stati Europei è un esempio per noi». Inoltre 3 anni fa Oleg ha osservato che la Russia e Putin sicuramente inganneranno tutti, perché non vogliono la pace né nel Donbass né in Ucraina in generale. Al contrario, vogliono vedere il nostro Stato in ginocchio, influenzare la politica mondiale ed europea con i propri metodi di forza. Sono stati molti ucraini la cui voce, quella come di Oleg, non è stata sentita. E dal 2014 abbiamo vissuto gli anni di cosiddetto pacificazione da parte dell'aggressore. Ma trascorsi gli anni si vede il meglio quanto Oleg Sentsov aveva ragione. Ucraina non ha mai voluto questa guerra. Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. L'Ucraina è sempre stata un leader nella soluzione pacifica. Non è un segreto quanto ha fatto l'Ucraina per cercare di convincere la Russia a vivere senza guerra. Molti dei leader europei si sono anche impegnati personalmente
a questi sforzi. Ci hanno aiutato di quasi 100 round di negoziati di vari livelli, in cui è stata offerta la pace alla Russia. Ma dobbiamo ammettere l'ovvio, siamo costretti a fare i conti con uno Stato che non vuole la pace, che risponde a tutte le offerte di vera pace con attacchi missilistici, provocando crisi artificiali e creando le condizioni inumane per la popolazione civile dell'Ucraina. Sono sicuro che questo è già il tempo per un altro doloroso riconoscimento e accettazione per molti. Tutto ciò che fa la Russia in Ucraina non è solo Putin. Tutto questo è sostenuto ampiamente e fortemente dal popolo russo. Immaginate durante questi 10 mesi di guerra il sostegno della popolazione russa alla guerra è solo aumentato rispetto a febbraio di quest'anno. E poi, qui poco importa se è colpa del governo, dell'istruzione, della sua mancanza o frutto di una propaganda russa. Spero che questo atteggiamento pieno di odio dei russi nei confronti dell'Ucraina metta fine per sempre alle discussioni sui cosiddetti popoli fratelli di Ucraina e Russia. Così come la politica statale genocidaria della Russia dovrebbe dissipare ogni illusione su questo paese. Continuando gli attacchi terroristici alle infrastrutture critiche, distruggendo il patrimonio storico e culturale, portando con la forza i bambini ucraini nel territorio russo, la Russia sta conducendo una guerra contro la nostra identità, l'identità ucraina. Ed è abbastanza ovvio che l'obiettivo dell'odierna guerra contro l'Ucraina non è diverso dall'obiettivo del genocidio Holodomor del 1932-1933, cioè la distruzione della nazione ucraina e della sua statualità. I crimini dello Stato russo sul territorio dell'Ucraina e in particolare contro gli ucraini non hanno precedenti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il terrore aereo e missilistico della Federazione Russa ricorda così tanto i bombardamenti della Gran Bretagna e di Londra. Vorrei darvi alcune cifre che tutti i missili lanciati dall'esercito dall'inizio di questa guerra, il 62% di loro sono stati diretti alle infrastrutture civili, alle infrastrutture energetiche, proprio per colpire il popolo civile. Nel nostro vocabolario sono tornate le parole apparentemente già dimenticate, come rifugio antiaereo, occupazione, collaborante, campo di filtraggio, fossa comune, deportazione e tanti altri. Ma purtroppo queste parole sono la realtà di vita quotidiana in Ucraina. Nei territori liberati sono stati rivelati i campi di tortura reali e sepoltura di massa di persone. Più di 2 milioni di persone sono state deportate. I medici ucraini inventano diagnosi terribili per i bambini con l'obiettivo di proteggerli dal desiderio degli occupanti di portarli con la forza in Russia. Tra gli altri crimini ci sono adozioni illegali nelle famiglie russe dei nostri bambini ucraini che sono stati effettivamente rapiti dall'Ucraina, mobilitazione criminale dei cittadini ucraini che si trovano sui territori occupati, il terrore di mine contro gli ucraini, violenze contro le donne, bambini, anziani e tanti tanti altri. Tutto questo detto da me, così come dai precedenti oratori, dice, anzi urla, che il mondo democratico occidentale non ha il diritto di permettersi di stancarsi di questa guerra. Tutti noi insieme dobbiamo continuare a compiere sforzi per stabilire la pace, ma quella pace vera con le regole giuste. La formula di pace
d'Ucraina è stata presentata dal nostro presidente durante il vertice di G20 quest'anno. Proprio questa formula è costruita in modo tale da porre fine alla guerra e prevenire il ripetersi in qualsiasi posto nel mondo. Siamo il più aperti e trasparenti possibili in questa posizione e su questa strada di trovare la pace. Gli ucraini continueranno a difendere la nostra indipendenza anche in battaglie difficili, anche a costo di molte vite. Noi continueremo a lottare per la libertà non solo in Ucraina, ma in tutta Europa. Ed è per questo che l'Ucraina conta sul sostegno di formula di pace da parte dei nostri partner e offre agli Stati di diventare leader nell'attuazione di alcuni punti di questa formula. E poi, con sforzi congiunti, saremo in grado di restituire la pace, giustizia e la libertà sul nostro continente. Quella libertà che 89% di tutti gli ucraini considerano come il nostro valore più alto. Quella libertà che generazioni di ucraini hanno sognato per secoli. Quella libertà, vita e futuro che da 10 mesi cercano cinicamente di toglierci. Grazie mille. Grazie, grazie ambasciatore Melnyk. A questo punto invito i ragazzi ad aprire il dibattito e dunque a porre delle domande all'ambasciatore Melnyk. Chiedo a Gea Barone del liceo Vivona e ad Aurora D'Addezio del convitto nazionale di prendere il microfono. Le due studentesse sono state selezionate per porgere le domande. Buongiorno, sono Gea Barone del liceo classico Francesco Vivona e vorrei porgervi la seguente domanda. Dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, il numero 16 ha il titolo Pace e Giustizia. Questo obiettivo non sembra essere molto lontano dall'essere raggiunto, scusate, così come molti altri. Non sono segnali positivi e incoraggianti, e insieme ad essi ci sono molte difficoltà riscontrate dai noi giovani a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, che potrebbero far tramontare ogni speranza di futuro. Come tutto ciò può influenzare il nostro futuro a livello sociale, mentale ed economico? Grazie per la domanda. A me sembra che la sua domanda è ben connessa con il diritto internazionale. Proprio il nostro ordine odierno, ordine internazionale, dovrebbe essere basato sul diritto internazionale. E senza la giustizia sarebbe impossibile portare la pace. Proprio per questo noi dobbiamo usare i meccanismi esistenti, attuali, per porre la fine a questa guerra. Ma se questi meccanismi non lavorano, dobbiamo creare i nuovi. Proprio per questo Ucraina ha proposto di creare un nuovo meccanismo di portare tutte queste persone che sono responsabili di questa guerra alla responsabilità. Per questo noi abbiamo proposto di creare un nuovo meccanismo di stabilire un tribunale speciale che prevederebbe la possibilità di portare alla responsabilità tutti quelli che hanno fatto gli ordini e realizzano questi ordini nella guerra in Ucraina. E sono convinto che voi giovani, come il futuro del paese, con il vostro voce dovete aumentare questo tema e stabilire, proprio definire le regole che devono essere rispettate da tutti i parti, da tutti i paesi nel mondo. E basando solo su diritto internazionale si può costruire il futuro
vero, il futuro nostro è la nostra libertà. Grazie. Signor ambasciatore, buongiorno, mi chiamo Aurora D'Addezio, ho 15 anni, frequento il liceo classico europeo al convitto nazionale Vittorio Emanuele II e vorrei porle una domanda. In un contesto di guerra, dove tutte le libertà fondamentali sono state negate, la solidarietà, non solo materiale, ma anche morale, un esempio lampante è costituito proprio dall'assegnazione di questo premio. È stata ed è in grado di portare conforto psicologico a coloro che si trovavano e si trovano ancora in un paese martoriato dall'abominio del conflitto bellico? Sì, grazie per la domanda. Vorrei ringraziare Italia, il governo e tutto il popolo italiano che hanno espresso grandissima solidarietà dai primi giorni di guerra, fornendoci tutto ciò che è necessario per il paese, e non solo in senso materiale, ma anche accogliendo tantissime persone che hanno trovato la seconda casa sua qui in Italia. Quelli che hanno trovato proprio amicizia, comprensione della situazione e tantissimo sostegno e appoggio. E vorrei ringraziare tutti quelli che hanno dimostrato questa solidarietà con i suoi grandissimi o piccoli gesti. Proprio solidarietà che unisce tutti noi ci dà la forza di continuare questa lotta e questa battaglia per difendere la nostra libertà e la libertà di tutti noi, per difendere i valori che, ho già detto, noi condividiamo con voi. E solo insieme, solo quando il nostro popolo sentirà più questa solidarietà, noi possiamo proseguire questa strada a deliberare il nostro territorio e mettere il nostro mondo più migliore. Grazie. Grazie, grazie ambasciatore. Il premio Sakharov onora persone e organizzazioni che difendono i diritti umani, la libertà, le libertà. È il massimo riconoscimento che il Parlamento europeo conferisce agli sforzi compiuti da chi difende il diritto internazionale. E non è un caso che alcuni premiati con il riconoscimento Sakharov siano stati poi anche insigniti del premio Nobel per la pace, Mandela, Malala. Dunque l'importanza di questo riconoscimento è dato anche da una storia che racconta la difesa del diritto attraverso i protagonisti di questi sforzi. E dunque dicevamo in apertura che questa giornata è divisa in due fasi, quella che abbiamo appunto che si sta per concludere qui in questa magnifica sede, e ringraziamo ancora il Presidente del Senato per averci concesso questa location così bella. L'altra fase dell'evento di oggi si svolge a Strasburgo, dove l'assemblea plenaria, dove è in corso appunto l'assemblea plenaria. E lì c'è per noi il direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, e appunto che con una sorta di staffetta proseguirà questo dibattito lì a Strasburgo fino ad accompagnarci a mezzogiorno alla cerimonia ufficiale di consegna del premio Sakharov 2022 al coraggioso popolo ucraino e al suo presidente Zelensky. Io a questo punto aprirei la finestra su Strasburgo e do la parola a Carlo Corazza. E allora,
Dobbiamo aspettare qualche minuto. A questo punto direi al dottor Di Stefano di illustrarci un pochino anche la genesi di questo premio Sakharov, che nasce nel 1988 e che viene intitolato al fisico russo, tra l'altro premio Nobel per la pace nel 1975, e fu definito appunto dalla commissione che gli conferì il premio uomo di pensiero libero. Quindi immaginate quanto sia radicato e forte questo principio nel percorso di questo riconoscimento. Sì, il premio Sakharov, il premio più importante dei diritti umani per la libertà di espressione che il Parlamento europeo ha istituito dal 1988, e nasce proprio per promuovere i diritti umani e la solidarietà per coloro che si sono contraddistinti in azioni fuori e dentro i confini dell'Unione. In questo momento stiamo appunto aspettando, peraltro io non mi dilungherei molto su questo tema, anche perché i ragazzi sono qui già da diverso tempo, aspetterei adesso il collegamento diretto con il direttore del Parlamento europeo, che aprirà questa finestra, dove tra l'altro è un momento molto emozionante, perché vedremo i vincitori premiati del premio Sakharov dentro la plenaria del Parlamento europeo, dove la Presidente del Parlamento europeo Metsola consegnerà i premi. Poi ci sarà collegamento del Presidente Zelensky e gli altri due, diciamo la delegazione che riceverà, a cui verrà assegnato il premio. E se siamo pronti, se la regia ci può dare un segnale per capire. Allora, io prima di andare a Strasburgo vorrei fare un'ulteriore domanda all'ambasciatore. Ambasciatore, qui ci sono appunto tanti giovani. In questa mattinata spesso è stato fatto cenno all'importanza delle nuove generazioni come portatrici di questi valori di libertà, di indipendenza. Un percorso che passa sicuramente attraverso l'educazione e anche attraverso il ruolo dell'istruzione e della cultura. Prima di tutto vorrei sottolineare che questi giovani, bellissime ragazzi e ragazze, sono molto intelligenti, e quando vedo agli occhi di questi ragazzi sono convinto che il futuro del paese è grande. Proprio con vostra intelligenza, vostra volontà di esprimere tutto ciò, quello che voi volete essere realizzato nel futuro, dovrebbe essere ascoltato di oggi di tanti politici, di tanti queste persone che rappresentano la vostra voce nel Parlamento. E sono convinto che con i valori, con la vostra posizione che voi avete, dovete dare un segnale giusto per tutti i politici, per tutti gli adulti, che cosa voi precisamente volete, che futuro voi volete avere. Ambasciatore, io la ringrazio. Ecco, prima di passare la parola a Strasburgo, vi volevo ribadire la motivazione di questo premio. Salutiamo l'ambasciatore Melnik che ci... Questo premio è per gli ucraini che combattono sul campo, per quelli che sono stati costretti a fuggire, per quelli che hanno perso parenti e amici, per tutti quelli che si alzano e combattono per ciò in cui credono. So che il coraggio del popolo ucraino non si arrenderà e non lo faremo nemmeno noi. Così il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola,
nel conferire il premio Sakharov 2022 al popolo ucraino, al coraggioso popolo ucraino. E allora andiamo a Strasburgo con il direttore Carlo Corazza, lo vedo in linea. Siamo in grado di ascoltarlo, sentiamo se siamo collegati. Buongiorno da Roma. Non, allora vedo un cenno, ok. Dicevamo, con Carlo Corazza avremo un'ulteriore fase di dibattito che ci accompagnerà fino alla premiazione ufficiale intorno a mezzogiorno. Carlo, se ci senti? Io vi sento benissimo. Bene. Mi sentite? Sì. Oh, perfetto, benissimo. Grazie mille Maria Rita Greco per la tua ottima moderazione. Saluto l'ambasciatore Rosolf Merkel e lo ringrazio per la sua partecipazione. Siamo qui aspettando che arrivino la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerna e gli altri parlamentari previsti per il dibattito. Intanto consentitemi di salutare tutti i ragazzi che sono venuti oggi. Questo per noi è un momento molto speciale, come è stato ricordato. Il premio Sakharov è il premio più importante che dà il Parlamento europeo per la libertà di pensiero, per chi si batte per i diritti fondamentali. Come ha ricordato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in questo momento il popolo ucraino incarna quella difesa di quei valori che sono fondanti del progetto europeo, la difesa della libertà e della dignità della persona che la Russia vorrebbe calpestare con la sua brutale aggressione. Vedete, il Parlamento europeo è stato da subito in prima linea nella difesa del popolo ucraino. La Presidente Metsola è stata la prima rappresentante delle istituzioni europee a andare a Kiev in un momento in cui Kiev era sotto le bombe. Siamo stati i primi a chiedere l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, siamo stati i primi a chiedere un'accoglienza limitata dei milioni di profughi che in questo momento stanno trovando rifugio e accoglienza nell'Unione Europea. E sosteniamo con forza tutte quelle misure di sostegno, anche gli aiuti militari, che l'Unione Europea ha deciso negli ultimi mesi. Come sapete, da pochi giorni è stato deciso anche un aiuto finanziario di 18 miliardi, ci sono 10 miliardi a disposizione per l'accoglienza dei profughi, 2 miliardi per gli aiuti militari. C'è stata 2 giorni fa una conferenza a Parigi molto importante in cui si è raccolto oltre 1 miliardo. Ecco, questo sostegno all'Ucraina continuerà con tutti i modi possibili. È uscito proprio questa mattina un eurobarometro, che sono i sondaggi che noi facciamo, da cui risulta che c'è un fortissimo sostegno da parte dei cittadini europei per tutte queste misure di aiuto all'Ucraina, compreso l'invio di armi affinché gli ucraini si possano difendere. Bene, il 73% dei cittadini europei sostiene queste misure. Quindi dobbiamo continuare su questa strada. Se noi oggi lasciassimo sola l'Ucraina, sarebbe come dare un invito alle... intanto vedo che sta arrivando la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, quindi fra qualche minuto dovrebbe essere qui con noi. Dicevo, lasciare impunita in qualche modo, lasciare sola l'Ucraina vorrebbe dire dare via libera ai sistemi autocratici per sopraffare le democrazie liberali. Le democrazie liberali invece devono essere unite, devono dimostrare unità e devono difendere i valori in cui credono. Ecco, intanto stanno arrivando i parlamentari europei, quindi ancora vedo anche l'onorevole Pignedoli. Ecco, prego onorevole Pignedoli, benvenuta, siamo già in diretta. Benvenuta, grazie per essere qui con noi. Avremo 2 panel con le domande dei ragazzi del liceo di Vivona, che è una delle nostre scuole ambasciatrici, e poi degli studenti del convitto.
Oh, ecco qui, siamo in diretta, vicepresidente, come so? Siamo in diretta. Ecco, la vicepresidente Piceno che è stata in Ucraina ad aprile, a Leopoli, è stata la prima rappresentante dell'istituzione italiana a recarsi in Ucraina. Adesso... Eccoci qua, grazie mille di essere venuta, grazie davvero, ci fa molto piacere. Il bello della diretta. Sì, abbiamo cominciato un po' prima nei tempi, siete state puntualissime, siamo noi che abbiamo cominciato prima. Laura. Carlo, siamo qui e stiamo vedendo il dietro le quinte dell'organizzazione ed è un momento anche interessante per i ragazzi. Assolutamente, allora io ho parlato anche fin troppo, quindi do subito la parola appena sarà pronta, appena sarete in grado di sentirla, alla vicepresidente Pina Piceno, che ringrazio nuovamente per la sua disponibilità. Poi ci raggiungeranno l'onorevole Fulvio Martuscello, capo delegazione di Forza Italia PPE, l'onorevole Brando Benifei, capo delegazione del PD SD, l'onorevole Anna Bonfrisco, parlamentare europeo della Lega, l'onorevole Nicola Procaccini dei Fratelli d'Italia, l'onorevole Ignazio Corrao dei Verdi, l'onorevole signor Mino ci ha già raggiunto adesso e infine ci raggiungerà anche l'onorevole Giarrusso. Vicepresidente, a lei la parola. Sì, non so se riuscite a sentirmi, spero di sì. Ci siete? Dateci un cenno. Vi sentiamo, grazie, vi sentiamo benissimo. Si sentono bene, grazie. Intanto grazie, voglio ringraziare molto Carlo, gli uffici del Parlamento Europeo in Italia per aver organizzato questa occasione ed è bello anche l'idea di questo ponte tecnologico tra Strasburgo e Roma per celebrare questa giornata, che è una giornata significativa, Carlo, come sai, una delle più importanti. Delle giornate che svolgiamo qui a Strasburgo, perché il premio Sakharov è assolutamente uno dei premi, il premio più prestigioso che il Parlamento Europeo conferisce a persone, associazioni che hanno contribuito lottando direttamente, spesso anche a rischio della propria stessa vita, alla libertà di pensiero. Nel corso degli anni è stato dedicato ad autorevolissime figure, ad autorevolissime persone che attraverso il loro esempio hanno tracciato una strada, no? E hanno tracciato una strada importante per il mondo, ma importante anche per il nostro continente. Oggi assegniamo, ed è bello celebrarlo, lasciami dire Carlo, anche in questi giorni drammatici, no? Per la storia del nostro Parlamento. Veniamo da giorni in cui il Parlamento Europeo è stato al centro di episodi terribili, ripugnanti, che hanno riguardato però le singole persone. E allora anche questa occasione serve a ribadire il fatto che il Parlamento Europeo ha sempre voluto mettere al centro, è stata l'istituzione più esposta da questo punto di vista. Noi abbiamo sempre messo al centro della nostra attività, della nostra iniziativa politica, la questione delle libertà e dei diritti. Questo Parlamento è costituito per la stragrande maggioranza di donne e uomini che spesso anche a costo di minacce personali, di situazioni difficili, mettono al centro il tema dello Stato di diritto, delle libertà e dei diritti appunto individuali e collettivi. Allora, proprio in questi giorni così drammatici, dove il Parlamento è anche al centro di scandali per l'attività ripugnante di alcuni, dei singoli, e non dell'istituzione in quanto tale, perché l'istituzione ha reagito con grande forza. Voglio ricordare l'impegno della Presidente Metsola, che ha consentito lei stessa che avvenissero delle perquisizioni recandosi personalmente a casa di alcuni degli indagati, che ha aperto questo Parlamento davvero collaborando all'attività, con l'attività degli inquirenti. Allora, proprio in questo momento, celebrare il premio Sakharov, che è uno dei nostri capisaldi rispetto appunto al tributo che noi dedichiamo all'impegno per la libertà
per le libertà e per i diritti mi sembra la risposta migliore, Carlo, che questo Parlamento può dare in questi momenti così difficili e così complicati. Il fatto che oggi si celebri il valoroso e coraggioso popolo ucraino insieme al suo presidente, che in questo anno così turbolento, così difficile, dove abbiamo rimesso in discussione persino le nostre certezze, no? Le cose che davamo per acquisiti, avevamo dimenticato cosa significa la guerra sul nostro continente, a un passo dal nostro continente. Il valoroso popolo ucraino ha combattuto per difendere non solo la propria libertà, i propri confini, ma ha combattuto per difendere i nostri valori. È arrivato anche il capodelegazione Benifei, lo salutiamo, dopo prenderà la parola. Ha combattuto appunto per difendere, dicevo, i nostri valori, le nostre libertà. E voglio anche ricordare, poi chiudo, non voglio essere troppo lunga perché sai che io parlo sempre tanto, ma insomma ho il vizio di parlare tanto. Però voglio ricordare che in altre occasioni, ecco, lo sguardo dell'Europa è stato rivolto altrove, Carlo, quando in Ucraina si combatteva per le libertà. Io non dimentico il 2014, non dimentico quando ragazze e ragazzi, uomini e donne, sono morti a Piazza Maidan nel 2014 con la bandiera dell'Europa sulle spalle, perché volevano anche in quel momento determinare il proprio futuro, raccontare, scegliere la parte della storia in cui stare. Si opponevano appunto all'idea di essere un paese satellite rispetto alla autarchia, al regime criminale di Putin, e volevano determinare il proprio futuro all'interno dell'Unione Europea. In quel momento l'Europa è stata distratta. Io continuo a pensare che quella distrazione resta un peso davvero pesante, ecco, un peso drammatico sulle coscienze di tutti quanti noi, ma ora stiamo riscattando in qualche modo, attraverso il nostro impegno, attraverso la nostra attenzione, attraverso le parole chiare che abbiamo voluto spendere nel corso di questo anno. Abbiamo detto che il futuro dell'Ucraina è all'interno della famiglia dell'Unione Europea, abbiamo detto che il futuro di quei ragazzi e di quelle ragazze è nella nostra grande famiglia europea e nel nostro continente, e per questo noi continueremo a lottare, ad alzare la voce e a proteggerli, perché, come ho detto all'inizio e chiudo davvero, quella lotta è una lotta che ci riguarda, perché è una lotta anche a tutela delle nostre libertà e dei nostri valori fondamentali. Grazie, grazie davvero Vicepresidente Picerno per il suo intervento appassionato. Insomma, il Parlamento sta dimostrando di essere in prima linea sui diritti fondamentali, e non è certo un episodio, insomma, per quanto drammatico, che può infangare battaglie storiche del Parlamento. Intanto do il benvenuto a Brando Benifei, capo delegazione del PD, SMD, e gli do la parola alla studentessa che farà una domanda, la Costanza Rosa Maturo del Liceo Vivona, che è una scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo, e poi risponderà prima lei e poi a turno tutti quanti. Non so se la studentessa mi sente, le do subito la parola. Prego. Sì, ti sente. Benissimo. Buongiorno a tutti, sono Costanza Rosa Maturo e frequento la classe 4K del Liceo Classico Francesco Vivona di Roma, e volevo porvi la seguente domanda. Pur vivendo in un'Europa formalmente unita, perché noi giovani europei vediamo ancora così tanta difficoltà nell'organizzazione e nella collaborazione tra diversi stati componenti, nel supportare uno stato in difficoltà e nel recare aiuto ai profughi provenienti da paesi messi in ginocchio dalla guerra? Onorevole Benifei, prego. Ma credo che su questo sia necessario fare un passo avanti tutti assieme. Proprio in queste ore si discute del bilancio europeo pluriennale e si parla ad esempio di allargare le risorse per la garanzia per l'infanzia, uno strumento di sostegno ai minori in difficoltà, anche profughi. E poiché abbiamo una situazione che non è risolta a causa dell'aggressione di Putin all'Ucraina, avremo ancora profughi, è importante dare il massimo sostegno ai bambini. Faccio questo esempio per dire che ci stiamo muovendo in tante direzioni.
ma servirebbe, come veniva detto nella domanda, una maggiore unità politica. Io sono convinto che queste crisi di questi anni e anche diciamo la necessità di rafforzare le difese democratiche, quello che ha detto in apertura di questa plenaria la Presidente Metsola, di fronte a tutto quello che sta accadendo, che è accaduto in questo periodo, che accade in questi giorni, deve portarci a un rafforzamento della democrazia europea, perché se siamo più forti uniti possiamo dare risposte su molti più problemi, che siano le questioni della lotta al cambiamento climatico, che appassionano moltissimi giovani, per fortuna io dico, dell'età di chi mi ha posto la domanda, la solidarietà nei confronti di un popolo aggredito di cui oggi dobbiamo essere vicini, dobbiamo essere fratelli, e per cui serve però una capacità di azione, anche di rapidità, che a volte l'Unione come oggi, con ancora i veti, con ancora dei meccanismi troppo farraginosi, a volte poco trasparenti, non permette di realizzare. Quindi credo che questo debba essere un tema di cui discutere seriamente anche da qui alle elezioni europee, perché se vogliamo far vincere i nostri valori dobbiamo essere più forti, e per farlo dobbiamo essere più uniti. Grazie mille, onorevole Benfai. Prego, onorevole Pignedoli. Ma perché a volte vincono i particolarismi di alcuni stati, gli interessi particolari rispetto a quelli invece che dovrebbero essere generali dell'Unione Europea, e questo non è assolutamente un bene. E abbiamo visto che l'Unione Europea è riuscita ad essere veramente unione, per esempio quando c'è stata tutta la questione del Next Generation EU, quindi tutta la questione del Recovery Fund, si sono trovate delle soluzioni di debito condiviso tra gli Stati, questo non era mai successo prima. Però bisogna fare in modo che anche su altri fronti si sia uniti, quindi sulla questione dei migranti all'inizio con l'Ucraina c'è stata un'unione di fatto dei paesi che hanno accettato giustamente, doverosamente direi, i migranti dall'Ucraina, però c'è tutto un problema di migranti che riguarda soprattutto l'Italia, riguarda soprattutto le regioni del sud, di altre persone che scappano da altre guerre che non sono meno importanti di quella dell'Ucraina, semplicemente sono meno vicine, e quindi è doveroso che questi stati membri, anche quelli più severi, accettino questi migranti, perché non è possibile che solo i paesi del sud si facciano carico di queste persone. Quindi è importante che ci sia una ridistribuzione e una solidarietà verso le persone che scappano dalla guerra di tutti i paesi dell'Europa. E poi vediamo anche i particolarismi per quello che riguarda tutta la questione energetica. Questo è un altro segnale del fatto che i particolarismi degli stati membri purtroppo troppo spesso vincono sulla questione di un'Europa unita, per cui anche su questo dobbiamo cercare di fare un passo indietro come Stati membri, fare un passo avanti enorme come Unione Europea. Grazie mille. Grazie. Sì, grazie, io rispondo a questa domanda, poi dovrò lasciarvi perché come purtroppo devo tra un po' presiedere anche l'aula, quindi sono momenti un po' concitati, ma rispondo volentieri aggiungendo solo alcune considerazioni alle cose che hanno già detto i miei colleghi, che sono appunto molto centrate e naturalmente condivisibili. Io dico questo, che Carlo, questa guerra, questa terribile la maledetta guerra, quasi come un nemesi, ci impone di rituffarci nel Mediterraneo, no? Perché per moltissimi anni il Mediterraneo è stato soltanto una specie di mare da chiudere, e questo racconta anche della miopia che noi abbiamo avuto negli anni scorsi, nei decenni, non è questione di anni, nei decenni, quando abbiamo inteso affrontare i grandi temi della contemporaneità dal nostro continente. Quello che è prevalso sempre è la tendenza a frammentare, cioè noi abbiamo sempre frammentato la risposta in base all'emergenza del momento. È stato così con la questione migranti, è così con la questione dell'approvvigionamento energetico, dove diciamo non abbiamo brillato per soluzioni, e ora naturalmente ci ritroviamo tutti gli errori fatti nel passato che chiedono il conto. Quindi cosa voglio dire? Dico che questa terribile guerra, io sono un po' fedele a un vecchio adagio che recita che nelle crisi che poi si scorgono anche le opportunità. Allora questa crisi terribile, terrificante, questa guerra che non ci aspettavamo, questa aggressione veramente orribile, però ci dà l'opportunità di cambiare approccio, di cambiare visione sulle cose del mondo e di provare a riscoprire la necessità di quanto
serve un'Europa politica, perché fino adesso noi siamo stati una potenza gentile, un continente gentile, importante dal punto di vista economico, senza dubbio, ma troppo debole dal punto di vista politico. Dal punto di vista politico non abbiamo saputo dare mai le risposte che servivano nel momento in cui servivano. Allora questa maledetta guerra ci insegna e ci consegna la necessità di avere finalmente un'Europa politica capace non più di affrontare le risposte in base all'emergenza del momento, ma capace di avere una visione. Per far questo, Carlo, servono riforme. Ce l'hanno raccontato bene i cittadini che hanno partecipato, le ragazze e i ragazzi, le studentesse, gli studenti che hanno partecipato alla conferenza sul futuro dell'Europa. Ce lo avete raccontato voi, ci avete detto che un'Europa così com'è, una democrazia che non è capace di decidere, non funziona. E noi abbiamo bisogno di una politica estera capace di decidere. Per questo serve superare il veto dell'unanimità all'interno del Consiglio. Serve avere una politica di difesa comune, questa guerra ce lo racconta, per evitare uno spreco di risorse. Ora tutti gli stati membri dell'Unione hanno degli eserciti nazionali, questo comporta sprechi, comporta inefficienza, incapacità di reagire. Abbiamo bisogno di politica estera, politica di difesa, politica energetica. Lo sanno bene le famiglie che vedono arrivare le bollette del gas in questo momento. Insomma, abbiamo bisogno, ora non voglio allungare troppo le questioni perché vale per i migranti, così come vale in ogni aspetto della quotidianità, come noi ritroviamo il nostro continente, come noi ritroviamo il nostro continente capace di avere una risposta finalmente politica. Ecco, è arrivato il momento, io credo che in questo palazzo, nel palazzo del quale vi parliamo stamattina, questa consapevolezza piena c'è dopo molti anni. Allora abbiamo bisogno del vostro sostegno, lo dico alle ragazze e ragazzi, per costruirla davvero questa Europa politica, perché la nostra Europa è un sogno realizzato a metà, è un sogno che nasce sulle coste di una nostra piccola isola italiana, si chiama Ventotene, lo sapete, lo avete studiato, ve lo avranno raccontato i vostri insegnanti, e lì si immaginò una costruzione ambiziosissima che però non abbiamo realizzato fino in fondo. Allora abbiamo bisogno delle vostre gambe, del vostro sostegno, del vostro slancio per realizzarla per davvero. Noi per parte nostra, come vedete, ce la mettiamo tutta, proviamo insomma a buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma abbiamo bisogno anche del vostro supporto e del vostro impegno. Grazie a tutti e a tutti, io vi saluto qua. Grazie mille, Vicepresidente, grazie. Ciao, grazie a te. Oggi faccio io, se possibile, una domanda. Oggi è uscito un Eurobarometro del Parlamento europeo che indica che il 73% dei cittadini europei dà un forte sostegno a tutte le misure approvate per l'Ucraina, comprese l'invio di armi. Ecco, alla luce di questa incapacità che sta dimostrando in questi giorni l'Unione Europea di trovare un accordo su un price cap sull'energia, quindi di dare una risposta forte come è stata data per la pandemia, non pensate che ci sia il rischio che alla fine questo sostegno possa diminuire? Ma io credo che il rischio ci sia, in quanto l'Europa su questo tema dell'energia sta procedendo in maniera troppo lenta e anche con degli stop and go sbagliati, perché si tratta di questioni dove servirebbe agire non con passaggi parziali e a pezzi, come abbiamo visto fino ad oggi, ma con molta più determinazione per garantire approvvigionamenti, mettere risorse aggiuntive per fermare il caro bollette. Penso che si veda qui l'assenza di una politica comune per il controllo dei prezzi e per l'unione dell'energia, che è qualcosa su cui il Parlamento europeo ha spinto moltissimo in questi anni, ma che oggi, a causa di ritardi da parte dei governi, ancora non si è realizzata. Io penso che su questo serva fare un passo in avanti con determinazione, lo devono capire i governi, quelli che hanno un po' frenato queste decisioni, perché ne va anche della credibilità dell'Europa di fronte ai cittadini oggi colpiti da una situazione davvero molto difficile. Grazie mille, intanto saluto l'onorevole Giulio Mardiscello, capo delegazione di Forza Italia, PPE. Prego, onorevole Pignedoli. Sì, sicuramente c'è stato un immobilismo dell'Europa sulla questione dell'energia fino adesso, però i cittadini devono pagare le bollette a fine mese e le aziende devono continuare a produrre, e questo è un grossissimo problema. Quindi servirebbero
servirebbe una politica a due step. Un primo step di aiuto, ma un aiuto vero, concreto. Noi abbiamo proposto per esempio un Energy Recovery Fund basato più o meno sulle stesse prospettive del Recovery Fund che è stato fatto per il Covid e quindi un aiuto, un contributo diretto, subito, immediato per le famiglie. Poi porre stabilire un prezzo del gas, un tetto, però non quello che è stato stabilito fino adesso, perché è veramente una presa in giro, è un tetto troppo alto, è un prezzo troppo alto, e poi non deve essere superato per due settimane di fila, quindi di fatto non verrebbe mai applicato e non ha assolutamente senso. E poi bisogna andare avanti con la politica di energie rinnovabili. Noi abbiamo il sole, noi abbiamo il vento, ma perché non andiamo avanti con l'energia rinnovabile? Cos'è che ce lo impedisce? I fondi ci sono, andiamo avanti in questa strada. Grazie mille. Chiederei a Costanza Rosa Maduro di ripetere la sua domanda per l'onorevole Martuscello. Non so se ci sente. Si sta raggiungendo il podio. Perfetto. Pur vivendo in un'Europa formalmente unita, perché noi giovani europei vediamo ancora così tanta difficoltà nell'organizzazione e nella collaborazione tra i diversi stati componenti, nel supportare uno stato in difficoltà e nel recare aiuto ai profughi provenienti da stati messi in ginocchio dalla guerra? Prego, onorevole Martuscello. Ha centrato perfettamente il tema. L'Europa è ancora un'unione di 27 stati diversi. Però quello che ci conforta è il senso di Europa che troviamo nelle giovani generazioni e che non si ritrova magari nelle persone un po' più adulte. I ragazzi di oggi vivono in Europa senza confini, attraversano i paesi dell'Europa senza farsi nessuna difficoltà. E questa è la grande speranza. È indiscutibile che le differenze fra gli stati e gli egoismi dei popoli siano in qualche maniera il grande limite dell'Europa. Basti pensare a quello che è accaduto qualche giorno fa, quando un solo paese, l'Austria, ha negato a due paesi, la Bulgaria e la Romania, l'entrata nell'area Schengen, cioè la possibilità per i bulgari e i rumeni di poter circolare liberamente diciamo in Europa. È bastato il veto di un solo paese per poter bloccare questo. È ovvio che quindi l'architettura dell'Europa, così come è stata concertata negli anni passati, va ripensata, ed è ovvio che gli egoismi nazionali vanno messi da parte, perché senza un'Europa unita i singoli paesi non vanno da nessuna parte. Grazie mille, onorevole Martuscello. Prima la vicepresidente Picerno parlava della necessità di avere un'Europa politica più efficace. Noi abbiamo, il Parlamento europeo ha promosso una conferenza sul futuro dell'Europa. Alla fine abbiamo chiesto di cambiare i trattati. Il diritto di veto, che sta bloccando anche l'ultimo pacchetto di sanzioni, come lei ha sottolineato, è un problema. Cosa pensa che possa fare il Parlamento europeo per spingere il Consiglio a andare avanti sulla strada delle riforme cominciata con la pandemia? Prego. Ma è indiscutibile che la pandemia ha cambiato sicuramente la percezione che i cittadini avevano dell'Europa. Fino al 2019 l'Europa era vista quasi come un nemico, dopo la pandemia ci si è resi conto che l'Europa in qualche maniera poteva aiutare i singoli paesi. Se non ci fosse stata l'Europa non avremmo potuto mai comprare ai prezzi con cui abbiamo comprato tutti i vaccini, per fare un esempio, e non avremmo avuto il PNRR che sta consentendo a tanti paesi di poter ripartire. Quindi la percezione d'Europa è sicuramente cambiata dopo la pandemia, ed è indiscutibile che in questo il Parlamento europeo deve essere da sprone per impegnare gli Stati membri a una revisione dell'assetto costituzionale dell'Europa. Grazie mille, onorevole Bartuscello. Prego, onorevole Benifei. Ma io credo che serva fare un passo avanti, come un po' dicevano anche i colleghi, su più fronti, se vogliamo sostenere possibili nuove crisi. Abbiamo visto la questione della salute con la pandemia, abbiamo visto ora appunto il tema che veniva posto anche dalla domanda sulla situazione dei profughi, abbiamo il tema ambientale che è stato ricordato prima, il tema quindi anche della ricerca di nuove forme di
di energia. Io credo che il punto però di fondo sia l'unità politica dell'Europa. Guardate, io mi sto occupando ora di regolamento dell'intelligenza artificiale, che è un regolamento, quindi uno strumento legislativo molto forte, ma perché in quell'ambito del mercato digitale l'Europa ha una competenza comune fortissima e allora si riesce a fare una normazione comune in maniera molto lineare. Su molti temi l'Europa fa fatica, in mezzo a veti, in mezzo a divisioni nazionali. Abbiamo bisogno di fare un passo in avanti, irrobustendo il funzionamento dei processi democratici. Ad esempio, e concludo, la conferenza sul futuro dell'Europa che si è svolta lo scorso anno, che ha portato in dote alle istituzioni una serie di proposte, deve diventare un meccanismo permanente di assemblee cittadine europee che noi dobbiamo rilanciare e promuovere lungo tutto l'arco delle legislature europee, non soltanto in un momento una tantum, ma deve diventare qualcosa di permanente, la consultazione permanente dei cittadini insieme alle istituzioni, anche in una sperimentazione di democrazia partecipativa, credo che sia molto molto utile. L'ho visto in questa prima appunto sperimentazione che è stata la conferenza sul futuro dell'Europa. Io credo che questo impegno debba continuare, perché è proprio dai cittadini che arriva un'indicazione chiara anche sulla strada che deve prendere l'Europa. Grazie mille, onorevole Benefai. Prego, onorevole Benefai. Per rispondere alla domanda, la questione sì, l'unanimità nei trattati, certo, nel trattato andrebbe rivista, perché non è possibile che ci siano dei blocchi e dei veti di un solo Stato su provvedimenti che invece devono essere presi e che sono assolutamente necessari. Ma io vorrei parlare anche di un altro elemento che secondo me è di fondamentale importanza, il ruolo del Parlamento europeo, perché noi ricordiamo che il Parlamento europeo è l'unico organo eletto dai cittadini, quindi l'organo di maggiore espressione democratica, e i suoi poteri sono assolutamente limitati, perché ricordiamo che il potere di iniziativa legislativa sta in capo principalmente, quasi esclusivamente, la Commissione, e quindi è importante che il Parlamento europeo possa avere un ruolo più forte, perché appunto è l'unico organo di espressione democratica eletto democraticamente dai cittadini, e quindi credo che debba appunto avere un ruolo superiore. Grazie mille onorevole Pignano, intanto saluto l'onorevole Monfiso che ci ha raggiunto, la ringrazio. Se avete ancora un minuto per un'ultimissima domanda, giuro rapidissima. Come sapete, gli Stati Uniti stanno prevedendo un piano di aiuti da circa 400 miliardi a imprese che producono sul suolo americano. Questo rischia di creare dei forti effetti distorsivi e di delocalizzare produzioni energivore negli Stati Uniti. Ora, la von der Leyen nel suo discorso a Bruges ha parlato di un fondo sovrano europeo, ma non pensate che forse sia ora di avere un vero e proprio tesoro europeo per evitare di andare in ordine sparso con aiuti nazionali e quindi di mettere a rischio la tenuta del mercato interno? Io sono perfettamente d'accordo su questo punto, perché è chiaro che nel momento in cui ci sono anche altri paesi a cui siamo molto interconnessi, come gli Stati Uniti, che fanno delle scelte di questo tipo, come venivano ricordate, se noi andiamo in ordine sparso, ovviamente ci sono paesi che hanno più margine fiscale per fare debito aggiuntivo nazionale, per fare determinate manovre, e in questo modo l'Europa viene divisa, viene indebolita. Io lancio un appello, dobbiamo dividerci sulle idee, sulle visioni politiche, però penso che sia arrivato il momento che in maniera condivisa, trovando i punti di incontro, tutte le forze politiche si uniscano nel costruire una vera sovranità europea, con anche il tesoro europeo, con la capacità quindi di fare un debito comune, non solo una sperimentazione di debito comune come si è fatta per il PNRR, ma qualcosa di permanente, perché altrimenti ci troveremo Stati Uniti, Cina, Russia, Brasile, India, che vanno avanti così e sono grandi paesi e sono uniti e hanno questi strumenti, e l'Europa va in ordine sparso. Penso che sarebbe un grave danno, ed è il momento di iniziare a dircelo, al di là delle rotture politiche, delle differenze, e lavorare insieme. Grazie mille, onorevole Benefai. Prego, forse prima di tutto bisogna mettere delle regole per la fiscalità. Ci sono gli stati membri dell'Unione Europea che si fanno concorrenza tra di loro con una fiscalità una diversa dall'altra, e quindi forse è quello il primo step, evitare che ci sia una concorrenza interna negli stati. E poi sì, certo, fare fronte comune è essenziale, e non solo per quello che riguarda le nuove iniziative, prima si citava per esempio l'intelligenza artificiale,
Se noi come Unione Europea non andiamo avanti sul settore dell'intelligenza artificiale con un'intelligenza artificiale di qualità, ma non eccessivamente ristretta dalle regole, non andremo da nessuna parte. Quindi dobbiamo veramente fare fronte comune anche a livello economico, ma senza divisioni all'interno degli stati, dove alcuni stati, diciamocelo, alcuni stati membri sono veri e propri paradisi fiscali. E quindi cominciamo a togliere quelli, cominciamo a uniformare la questione del prelievo finanziario, e allora dopo forse si riuscirà finalmente ad avere una maggiore possibilità di operare sui mercati internazionali assieme. Grazie mille, onorevole Pineda. Non so se l'onorevole Bonfisco vuole rispondere anche lei a questa domanda. Direi con grande piacere, per unirmi alle considerazioni che hanno già fatto i miei colleghi, che sono tutte corrette, tutte giuste. Noi dobbiamo armonizzare il più possibile le regole al nostro interno e dando la certezza a tutti i paesi che aderiscono a un sistema, per esempio, fiscale, no? Uniforme, di avere le medesime garanzie. Vale a dire, se oggi i nuovi equilibri geopolitici, ma anche le nuove guerre economiche, no? Che si muovono, mettono a nudo alcune fragilità dell'Europa, e sono diverse, mi riferisco per esempio, come ho potuto dire ieri nell'aula di questa plenaria alla Commissione Vestager, 20 anni di regole sulle liberalizzazioni, la competitività, ma soprattutto quel mercato interno che ha nei fatti impedito ai grandi player europei di poter essere così forti da competere con quelli del resto del mondo, beh, forse questa, una lettura critica di quella politica ci occorre. Ci occorre sul piano fiscale, ma prima ancora del piano fiscale esiste, deve esistere una condivisione di qual è il sistema economico-industriale che noi vogliamo sostenere per il futuro. Senza industria, senza capacità produttiva, non c'è neanche la parte fiscale, no, che può salvarci. Ci salva invece dalle sfide del futuro poter trovare un punto di equilibrio tra la tensione, le tendenze che abbiamo tutti sancito, no, in un Green Deal, che però non può diventare la tomba della manifattura europea. Cosa rischiamo? Rischiamo che in altre parti del mondo si produca e si diventi più forti dell'Europa, quando invece noi ancora oggi, sia in termini di produttività che in termini di mercato, siamo ancora tra i principali player mondiali. Quindi grazie mille per questa risposta. Lei quindi pensa che c'è stata una certa ingenuità da parte dell'Unione Europea nelle politiche di apertura dei mercati, magari anche a paesi che non hanno la stessa nostra cultura liberale, che quindi magari hanno... Questo è il punto principale, ma anche se non volessimo sancire questo, ma ci limitassimo a vedere i reali effetti di una sorta di invasione economica, no, ai danni dell'Europa, solo sul piano economico e sociale i risultati sono davanti a noi. Gli operai dell'Europa, le imprese dell'Europa sono più forti o più deboli dopo 20 anni di questo tipo di politiche? Ahimè, sono più deboli. E quindi una rilettura critica di quella globalizzazione che abbiamo abbracciato senza se e senza ma, io penso sia urgente farla. Grazie mille, intanto saluto l'onorevole Corrao, lo ringrazio per essere qui. Ricordo che c'è appena stato un accordo a proposito di quello che dicevamo su un'importante misura che può anche limitare il dumping ambientale, che è il meccanismo di adeguamento del tenore di carbonio alla frontiera. E, insomma, è una cosa che ha fortemente voluto il Parlamento europeo, tra l'altro sarà anche una risorsa propria che andrà a garantire Next Generation. Adesso però vorrei dare la parola ai nostri ragazzi che ci stanno Carlo seguendo. Scusami se intervengo, perché vorrei far ascoltare anche a voi e ai tuoi ospiti il messaggio che ci ha inviato questa mattina il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, perché ricordiamo che tutto l'evento viene trasmesso anche live sul sito di repubblica.it. Perfetto, che noi ringraziamo.
Buongiorno a tutti. La consegna del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero è un momento importante per ogni cittadino italiano, per ogni cittadino europeo. Lo è perché nella nostra stagione noi vediamo un confronto esteso su più continenti, in più paesi, fra chi si batte per la libertà e chi promuove l'intolleranza. Questi confronti avvengono soprattutto sul terreno e all'interno di autocrazie che negano i diritti del prossimo, negano i diritti dell'individuo e quindi ci fanno riflettere sull'importanza dell'eredità e del messaggio di un grande personaggio come Sakharov, che ebbe il coraggio di opporre la conoscenza alla repressione, all'intolleranza, alla brutalità del regime dell'Unione Sovietica. Oggi le idee di Sakharov si ritrovano e si rispecchiano nel coraggio delle donne iraniane che si levano il chador, che si tolgono l'hijab per sfidare la teocrazia e i limiti che impone alle libertà non solamente delle donne ma di tutti i suoi cittadini. Oggi le idee di Sakharov si ritrovano ed echeggiano nel coraggio di quei giovani cinesi che scendono in piazza non solamente a Hong Kong ma anche a Shanghai, perfino a Pechino, per contestare la propria leadership e rimproverare l'applicazione di regole asfissianti che immobilizzano la vita delle persone, di intere famiglie, in nome di una sicurezza che molto spesso viene imposta con regole mai condivise. E l'eredità di Sakharov si ritrova oggi in quei paesi come la Russia, la Bielorussia, dove sono così tanti gli oppositori, i dissidenti, i singoli cittadini che hanno il coraggio di alzare la voce, di esprimere dissenso, di esprimere opinioni diverse rispetto a quelle dei governanti, richiamandosi ai diritti fondamentali degli individui che sono stati riconosciuti nella Dichiarazione Universale approvata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Io credo che questa giornata e questo momento deve essere un'occasione per tutti noi, in quanto cittadini europei, di riconoscere l'importanza dei gesti, delle azioni e delle parole che rimbalzano da Teheran a Pechino, da Minsk a Vladivostok fino a Mosca, e di sentirci con loro nelle strade di queste città, come assieme ai cuori e agli animi di chiunque oggi, come ieri, si batte per la difesa della libertà, perché la difesa della libertà è un valore che attraversa il tempo, attraversa le generazioni, viene dal passato, passa attraverso di noi e che noi abbiamo la responsabilità di lasciare in eredità chi verrà dopo, perché non c'è niente di più importante, di più universale, di più unico della difesa della libertà di ogni individuo. Grazie. Ringrazio davvero il direttore di Repubblica Maurizio Marinari, che nel suo bel libro Attacco all'Occidente aveva indicato molto bene i rischi che corrono che stanno correndo le democrazie liberali. Adesso vorrei dare subito la parola a Matteo Borrello, che è un ragazzo, uno studente del Convitto, che è una delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. Prego Matteo. Anche un applauso di incoraggiamento e di benvenuto a Matteo. Onorevole deputati, buongiorno e grazie. Mi chiamo Claudio D'Alia, frequento l'indirizzo classico europeo al Convitto Vittorio Emanuele II di Roma e sono qua perché volevo porvi una domanda. Secondo voi ciò che il mondo, compresa l'Europa e ovviamente l'Italia, sta facendo è sufficiente a supportare il popolo ucraino? Inoltre, Cosa pensate che si possa fare, che si potrebbe fare in più a livello internazionale ma anche nazionale, ma anche per aumentare quella che è la sensibilità dei giovani, soprattutto riguardo all'argomento della libertà di pensiero? Prego, onorevole Manfrisco, se vuole cominciare lei. Grazie, poi... grazie Matteo.
Due domande, una più difficile dell'altra. Parto dai nostri aiuti al popolo, al coraggioso popolo ucraino, che sono stati immediatamente stanziati nel sostenere lo sforzo che l'Unione Europea ha fatto, decidendo rapidamente di aiutare questo popolo innanzitutto a difendersi quindi con gli strumenti necessari per la difesa. E proprio di questi ultimi giorni anche la votazione del Parlamento italiano, proprio in quel Senato dove oggi voi siete, siete ospiti e testimoni dei suoi processi democratici, quella risoluzione approvata così a larga maggioranza ha confermato ciò che l'Unione Europea sta già facendo, coordinando lo sforzo degli Stati membri, e cioè aiutare dal punto di vista umanitario, dal punto di vista della difesa e dal punto di vista del sostegno ad ogni azione possibile per difendere il popolo ucraino, per difendere loro e noi stessi contemporaneamente, perché quel coraggioso popolo non sta combattendo solo per loro stessi. Loro combattono per difendere principi e valori, quali quelli della democrazia, della sovranità degli stati, dell'integrità territoriale, che appartengono ai fondamentali principi di quell'ordine internazionale e che abbiamo visto messi in discussione nei campi di battaglia animati dalla furia e dalla guerra mossa da Putin all'Ucraina, che è una guerra che va intesa come una guerra all'Occidente. Ecco perché quegli aiuti sono un primo passo, non basteranno, non basta la solidarietà degli Stati membri, come il nostro Paese, per esempio, che ha accolto migliaia e migliaia, qualche centinaia di profughi dall'Ucraina, garantendo loro totale protezione e grandi aiuti per poter sopravvivere nell'attesa di poter tornare nel loro paese finalmente liberato dall'invasione russa. E la seconda domanda, che è forse la più difficile, come difendere la libertà di espressione di parola? La scuola che frequentate è una scuola che può darvi gli anticorpi, no? necessari per non confondere quella libertà che vedete e che leggete su internet, sui sistemi di comunicazione moderni, con la libertà di espressione, vero? Che è un'altra cosa. Quella la difendete solo con la vostra cultura, con la cultura che riusciamo a garantire, che è quella cultura nata nell'Occidente, culla della civiltà. Come ha detto il vicepresidente della Commissione europea, anche alto rappresentante dell'Unione europea, una sorta di ministro degli esteri dell'Unione europea, Josep Borrell, questo è un giardino e noi dobbiamo essere i giardinieri che difendono ogni fiore, ogni pianta, ogni biodiversità culturale, geografica, ma anche di tipo sociale. Ecco, è un'Europa che deve difendere se stessa oggi. Lo fa aiutando il popolo ucraino e lo dovrà fare in futuro, anche in altri modi, per difendere le istituzioni democratiche, come il Parlamento, i parlamenti nazionali, come il Parlamento europeo, da ogni forma di pressione che possa arrivare da paesi invece che hanno culture e regole della vita democratica che non sono nemmeno paragonabili alle nostre. Sono autocrazie, lo ha detto prima bene il direttore di Repubblica, sono teocrazie, sono dittature. Noi dobbiamo difendere la nostra cultura e proporla al resto del mondo salvaguardando i valori e i principi fondamentali delle nostre carte costituzionali. Grazie mille onorevole Bonfisco, prego onorevole Corrao. Bene, intanto grazie per le domande, molto, molto interessanti, e buongiorno a tutti. Allora, sulla questione Ucraina-Russia, è chiaro che qui siamo di fronte ad un'invasione, ad uno Stato che ne invade un altro, quindi invade la sovranità di uno Stato. Voi immaginate se una potenza straniera da oggi a domani invadesse l'Italia. È chiaro che noi ci aspetteremmo da tutta la comunità internazionale qualsiasi forma di aiuto e supporto per poter difendere noi stessi e garantire comunque la nostra integrità territoriale. Quindi sostanzialmente quello che è successo da quando è iniziato questo conflitto è questo, cioè la comunità occidentale nel nostro caso sta cercando di mettere in campo
tutti gli aiuti possibili al popolo ucraino per resistere da un'invasione straniera da parte appunto della Federazione Russa. Questi aiuti sono sufficienti? È difficile da dire, di sicuro c'è un grande sforzo, probabilmente lo sforzo non è coordinato perfettamente perché gli attori in campo sono diversi, cioè da una parte qui noi per esempio parliamo delle istituzioni europee che però non rappresentano tutti gli stati europei e non rappresentano tutti gli stati occidentali, le decisioni che vengono prese in sede NATO sono prese da attori diversi rispetto a quelle che vengono prese nelle istituzioni europee. Magari qualcosa che potrebbe essere fatto è imparare a parlare con una voce sola, perché ovviamente il fatto che in campo ci siano degli attori diversi, anche dal punto di vista occidentale, con visioni ed interessi diversi, fa sì che comunque la risposta non sia sempre immediata e uguale da parte di tutti. Quello che sicuramente va intensificato per cercare di arrivare a una soluzione, perché ovviamente più dura il conflitto, più ci sono perdite di vite umane, più ci sono distruzioni, più ci sono problemi per cui ci vorrà ancora più tempo da risolvere, e cercare di fare di più dal punto di vista diplomatico, e per questo sarebbe importante riuscire a coordinarci e parlare quanto più possibile con una voce sola, perché poi alla fine ovviamente sempre con l'obiettivo di difendere lo Stato aggredito, quindi l'Ucraina, ma l'obiettivo è quello di fare in modo che lì non si spari più, che non ci siano più bombe, che non ci sia più distruzione, e che il popolo ucraino, il coraggioso popolo ucraino, che in questo momento molti ucraini sono dovuti scappare dal proprio paese e sono rifugiati in Europa, possano tornare a casa e lavorare alla ricostruzione del proprio paese e delle proprie vite. Quindi da quel punto di vista, sicuramente dal punto di vista diplomatico, si può cercare di fare qualcosa in più e si deve fare qualcosa in più. Mentre sulla seconda domanda, che è un'altra domanda bella tosta, sulla libertà di espressione, io concordo molto con quello che diceva la collega Bonfrisco prima, sul fatto che dipende molto dalla cultura, dal fatto di essere consapevoli che questo è un diritto fondamentale, almeno negli stati occidentali, ed è un diritto che bisogna cercare di far di portare ovunque nel mondo, perché è chiaro che soltanto attraverso la consapevolezza che si acquisisce sin da piccoli e che si deve difendere in tutti i modi poi durante la vita, si può riuscire a fare in modo che questo sacrosanto appunto diritto non venga violato. E non è noi lo diamo per scontato spesso in Occidente, ma in realtà in gran parte dei paesi del mondo i cittadini, i ragazzi, studenti, studiosi sognano di poter avere la possibilità di parlare liberamente come facciamo noi in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi quello che dobbiamo fare è lavorare su quella consapevolezza, fare in modo che tutti ce l'abbiano, perché in realtà non tutti all'interno dell'Unione Europea sono pienamente consapevoli di quanto importante sia questo diritto, e fare in modo che questo diventi un diritto universale che sia garantito ovunque. Quindi la strada è ancora lunga, ma quello che abbiamo lo dobbiamo difendere coi denti. Grazie mille onorevole Corrà, intanto saluto l'onorevole Procaccini, Fratelli d'Italia e Siare, l'onorevole Giarrusso, gruppo non iscritti, grazie mille per essere qui. Chiederei a Matteo Borrello di ripetere la sua domanda. Prego Matteo. Matteo è allora, scusami Carlo, volevo sì. Invitare Claudio, ormai detto Matteo, a riproporre la domanda. Ho scritto Matteo. No, nessun problema. Abbiamo strappato anche un sorriso, perché anche insomma, i nomi dei ragazzi sono stati dati insomma modo completo, e quindi qualcuno forse ci è sfuggito. Comunque Claudio, detto Matteo, è pronto per riproporre la sua domanda. Grazie sì. Claudio. Grazie a lei. Allora, la mia domanda era, secondo voi ciò che il mondo, quindi compresa l'Europa e l'Italia, sta facendo è sufficiente a supportare il popolo ucraino? Oppure, inoltre, se cosa voi pensate che si potrebbe fare di più, sia a livello internazionale come a quello nazionale, anche per aumentare la sensibilità dei giovani e in particolare riguardo all'argomento della libertà del pensiero? Grazie. Onorevole Procaccini, prego. Ma dunque, dico una cosa forse un po' controcorrente.
Penso che stiano facendo molto, credo che stiano facendo il giusto le autorità governative della comunità occidentale in generale, europea. Sai dove forse stiamo mancando? Sul piano dell'opinione pubblica. Sul piano dell'opinione pubblica mi riferisco in particolare alla popolazione, alla cosiddetta società civile, che dovrebbe accompagnare le autorità istituzionali nel supporto al popolo ucraino. In realtà mi pare di notare una parola un po' difficile, uno iato tra le decisioni che vengono prese a livello governativo e poi il sentimento popolare che si tocca, che si respira, per esempio penso al mondo della scuola, penso al mondo della piazza, penso al mondo del sindacato, penso al mondo, a tutta quella parte di opinione pubblica che è decisiva, ma che sembra in qualche modo, nella migliore delle ipotesi, spenta. La mia ipotesi sembra distante. Nella peggiore delle ipotesi sembra addirittura avversare il supporto che le autorità istituzionali stanno dando. Diciamoci le cose, io sono sempre uno piuttosto schietto e mi piace essere così, probabilmente è quanto di più impopolare ci sia in questo momento, sicuramente in Italia. Se voi fate un sondaggio, non è un caso che certi partiti politici abbiano deciso improvvisamente di cambiare magari il proprio atteggiamento inseguendo quel sentimento popolare. Se si fa un sondaggio oggi, la maggioranza della popolazione sarebbe contraria al supporto al popolo ucraino in questa guerra di resistenza disperata, veramente eroica, contro il regime di Putin. Ecco, io questo credo che sia una cosa su cui dobbiamo lavorare tutti. Credo che debbano lavorarci anche le autorità governative, far comprendere meglio, spiegare meglio perché è importante questo sostegno e quanto sia importante, forse persino più per noi che per l'Ucraina, mi riferisco in particolare a noi italiani, perché diciamoci la verità, nel sostegno generale l'Italia recita una parte piccolissima da tutti i punti di vista, sia in termini di sostegno militare che in termini di sostegno economico. Il grosso lo fanno gli altri, e quindi se l'Italia si tirasse fuori da questo sostegno, probabilmente per l'Ucraina cambierebbe poco, cambierebbe molto per l'Italia, perché vorrebbe dire proprio tirarsi fuori da un sistema che non è semplicemente un'alleanza, è anche un sistema di valori, è un sistema di democrazia, è di difesa della libertà, delle libertà principali, in particolare della libertà di parola e di pensiero. E quindi vengo alla seconda questione. La diamo troppo spesso per scontata, è vero. L'idea di poter dire e scrivere liberamente ciò che si vuole, ovviamente nei limiti di quanto stabilito dalle leggi, è qualcosa che noi diamo per scontato. E che, guardate, anche qui vado un po' forse fuori dai binari del politicamente corretto. Sapete, siamo tutti scossi e sconvolti da questo scandalo scoppiato al Parlamento europeo. Qualcuno più autorevole di me ha fatto notare come in alcuni interventi, in particolare nell'intervento della vicepresidente greca del Parlamento, del 21 novembre scorso, si dicesse noi europei, noi occidentali dovremmo imparare molto dal Qatar sulla libertà, sui diritti. Questo in qualche modo racconta di una soggezione che noi abbiamo nei confronti dell'altro da noi, ed è una soggezione che è persino più grave, o quantomeno grave quanto prendersi le valigie di quattrini. È un cedimento sul piano valoriale che poi
è prodromico al cedimento sul piano legalitario. Ecco, io penso che questa è una riflessione che dovremmo fare un po' tutti, e quindi imparare anche un po' ad apprezzare un po' di più ciò che abbiamo conquistato, ciò che abbiamo conquistato con difficoltà, con sofferenza, e dovremmo insomma avere, ecco, un atteggiamento ancora più dignitoso su questo piano, anche nel rapporto con gli altri. Grazie mille, onorevole Procaccini, anche per aver sottolineato quanto è essenziale l'unità delle democrazie liberali in questo contrasto alle autocrazie. Oggi è uscito un eurobarometro che, come dato europeo, dà al 73% il sostegno a tutte le misure, compreso l'invio di armi, che l'Unione Europea... A livello europeo. Sottolineato a livello europeo. Non ho il dato italiano, comunque faccio finta di non averlo, per carità di patria. Se mi posso permettere un commento personale, credo che molti dei nostri talk show non stiano aiutando a un dibattito, diciamo, onesto su questo. Ho visto anche ieri sera Orsini che accusava la von der Leyen di essere una mezza terrorista, insomma. Prego, onorevole Giarrusso. Ecco, non commentiamo queste ultime cose che hai... Scusate. No, sono la verità non va mai taciuta, però ecco, in un momento così delicato, dal punto di vista internazionale, magari usare parole giuste sarebbe, e misurate sarebbe sempre meglio. Però volevo rispondere alle due domande del ragazzo dal doppio nome. Innanzitutto io non so, vi dico la verità, se l'Italia sta facendo tutto il necessario. Nessuno credo che lo possa sapere. L'Italia, come l'Europa, sta cercando di riparare il più possibile a un guaio, a una guerra di invasione, che è però un disastro, permettetemi di dirlo, in parte annunciato, perché l'errore, a mio parere, da parte delle autorità europee, delle autorità democratiche, anche da parte nostra, da parte italiana, è stato quello di sottovalutare il potere assoluto che Putin stava assumendo, aveva assunto negli ultimi anni in Russia, e avere uno Stato enorme come la Russia, dotato di grandissime risorse, di grandissime ricchezze naturali, e quindi dalle quali in parte dipende anche la vita quotidiana di altri Stati, ecco, avere in uno Stato del genere il potere nelle mani di uno soltanto era un pericolo, un alert, un allarme sempre acceso, che a mio parere l'Europa ha sottovalutato. Oggi, avendo un atteggiamento fin troppo benevolente nei confronti di Vladimir Putin, oggi naturalmente è stato giusto aiutare il popolo ucraino vince il premio Sakharov, e in qualche modo l'Europa si sta dando molto da fare, non soltanto con l'invio di armi, di intelligence, di strategia, di tutto quello che può fare. Quindi sì, penso stia facendo il necessario, forse potrebbe fare ancora di più. Non credo che nessuno di noi abbia la risposta giusta a questa domanda, o perlomeno la risposta assoluta. Certo però che bisognerebbe fare molto di più dal punto di vista culturale, anche per evitare che questi problemi possano riavvenire in futuro alle frontiere dell'Europa. Mi spiego meglio. Da tantissimi anni non avevamo una guerra di invasione in Europa, avevamo avuto purtroppo nell'ex Jugoslavia e in altre zone delle guerre civili, cioè guerre che non derivavano dal desiderio di un paese di invaderne un altro. Perlomeno è successo, ma in altre parti del mondo, lontane dall'Europa. E anche questo mi fa pensare, perché ci sono zone del mondo come lo Yemen che magari interessano meno all'opinione pubblica, ma dove stanno succedendo da diversi anni delle atrocità uguali e maggiori di quelle che stanno accadendo nella guerra di invasione ucraina. Già che però noi siamo europei, è giustissimo difendere i nostri confini, è giustissimo difendere il popolo ucraino, è giustissimo, come dire, immaginare un giusto iter senza accelerazioni, ma con la massima correttezza all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ed è anche giusto che non ci si faccia, come dire, prendere dalla fretta del momento per cambiare le regole in corso. L'Unione Europea è solida anche perché ha delle regole molto rigorose per chi vuole entrare e per chi vuole rimanere, perché poi c'è il rischio di uscirne. Quindi su questo credo sì che si stia facendo tanto, ma il mio messaggio è: potremmo fare molto di più da un punto di vista culturale, della cura della democrazia, del pluralismo e dell'attenzione a qualunque tipo di potere assoluto, per evitare che in futuro si ripetano problemi enormi del genere. Lo dico problemi, ma in realtà potrei dire tragedie, potrei dire drammi, perché stiamo parlando di una tragedia che avrà ripercussioni per decenni non solo sul popolo ucraino, ma sull'intera economia, sull'intera organizzazione sociale di buona parte degli stati europei.
europei. Lo stiamo vedendo anche oggi. Ricordo che lo scandalo del Qatar, cui accennava il collega Procaccini, lo vedremo quali erano, come dire, gli scopi finali di questi corruttori, ma certamente con i problemi di rifornimento gas da parte di Ucraina e Russia, per l'Europa il Qatar potrebbe diventare, o è già diventato, il primo fornitore di gas, e allora magari avere una buona reputation gli serviva anche a questo. Quindi stiamo attenti, quando succedono cose c'è sempre dietro probabilmente un interesse economico. La seconda domanda riguardava la libertà di pensiero, la libertà di stampa, la libertà di espressione. È una delle libertà più preziose che l'uomo possiede, e su questo mi permetto di ricordare un altro dei candidati al premio Sakharov, che era Julian Assange. Noi abbiamo, insieme ad altri colleghi, provato a candidare Julian Assange a questo premio Sakharov, in particolare la collega Sabrina Pignedoli, che ha raccolto le firme, e questo è un grande merito a mio parere. A me dispiace che il premio Sakharov non sia andato a Julian Assange, perché vorrei ricordare a tutti i ragazzi e a tutte le persone che ci seguono che oggi c'è un giornalista, che è un giornalista d'inchiesta, che per il solo fatto di avere raccontato delle verità, perché nessuno gli contesta questo, con una serie di cavilli burocratici e di accordi poco trasparenti fra nazioni, viene trattato come il peggiore dei criminali, degli stragisti, dei mafiosi, ha delle condizioni di vita terrificanti in una cella, e sta pagando con la propria vita, con anni della propria vita, pensate al figlio, pensate alla moglie, pensate agli amici, pensate alla privazione della libertà, solo il fatto di essere stato libero e di avere espresso liberamente il proprio pensiero e la propria parola. Quindi, e ad avere dato notizie, perché poi il giornalismo è anche dare notizie, non è soltanto avere pensieri e dirli. E questo, a mio parere, deve farci pensare, quindi mi auguro che su Assange la comunità internazionale faccia di più. Grazie mille, Gianrusso. Ho ricordato che i giornalisti sono le prime sentinelle della nostra libertà e che rischiano la loro libertà e a volte la loro vita, come il caso di Daphne Caruana Galizia e di tanti altri. Adesso abbiamo un'altra domanda da una professoressa, prego. Si sta arrivando. Eccoci qua. Le chiediamo di presentarsi, professoressa. Buongiorno onorevoli deputati, buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Laura Cascone e sono in realtà una francesista, sono un'insegnante di francese. Avevo una domanda forse imbarazzante in un contesto in cui si parla di difesa di valori morali, ma volevo sapere cosa pensano innanzitutto in questo contesto di mesa in evidenza dei punti di forza, ma anche grandi punti di debolezza dell'Unione Europea. Cosa pensano le istituzioni europee della mancanza, abortita negli anni 50, di un esercito europeo, cioè di una comunità europea di difesa, che pur essendo un organo, fra virgolette, apparentemente aggressivo, potrebbe invece svolgere comunque un ruolo di mediazione più forte, come quello dei caschi blu dell'ONU. Mi chiedevo che cosa ne pensavate. Grazie. Grazie mille. Onorevole Bonfrisco, prego. Sì. Grazie, professoressa, perché lei ha fatto forse la domanda cruciale in quest'epoca. Come lei saprà, probabilmente l'Unione Europea solo in questa legislatura del Parlamento Europeo è riuscita ad avanzare sul terreno della difesa, anche prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, nello sforzo comune di mettere appunto a fattor comune le diverse competenze e soprattutto la diversa spesa militare degli Stati membri europei in una, diciamo così, in un'azione coordinata. È un processo ancora lento, ancora troppo poco finanziato, ma si è, grazie a Dio, invertita una rotta. La rotta che, sulla base delle cose che lei conosce probabilmente anche meglio di me, studiando la Francia e le sue azioni politiche, no? Soprattutto di politica estera, che ancora oggi in Europa talvolta costituiscono un problema, beh, ma fu proprio De Gaulle, il presidente De Gaulle, a impedire che sulla proposta di Alcide De Gasperi di istituire da subito una difesa comune, la Francia boicottò questo processo politico. E cosa fece ulteriormente la Francia? Non aderì alla NATO, alla grande alleanza della NATO, che è quell'alleanza dove si ritrovano oggi non solo sul fronte atlantico, diciamo così, atlantista,
le democrazie liberali, ma un po' alla volta anche altri paesi che appartengono a questo ideale club delle democrazie, no? Che stiamo rafforzando il più possibile contro ogni tipo di minaccia ibrida cosiddetta, che non avviene solo attraverso i carri armati, avviene per esempio anche attraverso la disinformazione. E torniamo infatti al ragionamento di prima sulla libertà di espressione e sul diritto al senso critico, no? Che dobbiamo coltivare grazie ai vostri insegnamenti, agli insegnamenti della cultura italiana. Ma concludo dicendo, io penso che di fronte alla minaccia russa mossa attraverso l'invasione dell'Ucraina a questo sistema di valori, beh, l'Europa non può più attardarsi a dividersi sul fronte della politica estera e a dividersi magari su quello della difesa. Una difesa comune va costruita rapidamente, però proprio per difendere non solo i confini, ma difendere tutti noi dalle minacce moderne, che non sono solo quelle dei carri armati, sono tante altre. Abbiamo subito un attacco cyber al Parlamento europeo qualche settimana fa. Sono tutti segnali che ci impongono una difesa delle nostre reti strategiche. Pensate se qualcuno attaccasse le nostre reti idriche o le reti dell'energia, cosa accadrebbe? Più o meno gli stessi effetti di una guerra, e questo noi dobbiamo impedirlo attraverso un sistema di difesa sempre più forte, che deve rifare necessariamente agli insegnamenti di Alcide De Gasperi in questo contesto europeo. Grazie mille, onorevole Fanocchio. Sento la campanella, ma abbiamo forse tempo per rispondere tutti quanti rapidamente. Prego, onorevole Corrao. Poi... In maniera molto sintetica, la risposta secondo me sta nel fatto che l'Unione Europea è un progetto ancora incompleto e quindi le competenze di questa istituzione non sono le competenze totali, quindi la difesa, così come gli affari interni, così come altre materie importanti, sono lasciate agli Stati membri. Ora, perché non si fa? Perché è complicato anche trovare un punto d'accordo, perché gli eserciti degli Stati membri dell'Unione Europea non hanno uguale forza, non hanno uguale dimensione, ci sono Stati che pretendono in un certo senso una sorta di primato in campo militare, l'esempio della Francia è quello, diciamo, quello più semplice, ci sono Stati come la Germania che sono molto forti dal punto di vista economico, ma che dal punto di vista militare stanno operando un riarmo che non si sa dove. Ora ovviamente la questione sarebbe riuscire a superare queste divergenze, queste differenze e cercare di far fare un salto di qualità a quello che è il progetto europeo, andando a riformare i trattati. Senza la riforma dei trattati non si può avere una difesa europea. Se la domanda è tu sei favorevole, dovrebbe esserci, secondo me sì, perché il mondo è cambiato rispetto a 70 anni fa, oggi le sfide sono globali, gli altri attori sono degli attori grandi e pensare di affrontarli divisi con tanti piccoli interessi nazionali è, diciamo, antistorico, quindi sarebbe opportuno riuscire a fare quel salto di qualità che ancora però sembra abbastanza lontano. Grazie mille, onorevole Corrao. Prego, onorevole Procaccini. Molto rapidamente, diciamo, nella nostra visione politica noi usiamo spesso dire che per noi l'Unione Europea dovrebbe fare meno ma fare meglio, cioè dovrebbe occuparsi più e meglio di poche grandi questioni e occuparsi di meno di tante altre di piccolo taglio che invece dovrebbero essere lasciata la libertà dei cittadini. L'esercito europeo è una delle grandi questioni su cui noi auspichiamo maggiore Europa. Chiaramente questo presuppone una politica estera comune europea che è sempre mancata, presuppone la protezione dei confini europei dall'immigrazione illegale. Questo vuol dire andare verso quel tipo di costruzione europea che noi auspichiamo da sempre. Naturalmente ciò non significa porsi al di fuori o in contrasto con l'attuale alleanza atlantica, la NATO. Vuol dire finalmente realizzare quella colonna europea della NATO capace, diciamoci la verità, anche di avere un rapporto un po' più paritario con la colonna statunitense, che fino ad oggi chiaramente per ovvie ragioni svolge un ruolo di supremazia all'interno della NATO. Ecco, credo che questo servirebbe anche un po' più a riequilibrare i pesi. Grazie mille, onorevole Procaccini. Onorevole Giorussi. Rapidamente, l'Unione Europea non è unione in tutto, come è stato già detto.
Io penso per esempio alle politiche fiscali. Grandi differenze tra Paesi membri portano a squilibri e io mi auguro che in futuro invece ci sia quantomeno una possibile armonizzazione di minimi e massimi nella tassazione sul lavoro, nella tassazione per le imprese, perché davvero in alcuni casi questo squilibra molto. La difesa è un passo ancora più complesso a mio parere, perché proprio perché ci sono eserciti diversi, investimenti diversi da parte degli Stati membri nella difesa e tradizioni diverse. Invece si potrebbe lavorare, io penso, per esempio, a una cyber difesa, a una cyber security europea condivisa, che oggi è importante tanto quanto gli eserciti armati. Ringrazio l'onorevole Giarrusso. Ricordo che noi abbiamo un modello a cui ispirarci, che è quello dello spazio, dove abbiamo integrato le nostre industrie, abbiamo delle infrastrutture fisiche che senti nel Galileo, quindi insomma abbiamo un bel modello verso cui andare. Ringrazio davvero l'onorevole Bonfrisco, l'onorevole Procaccino, l'onorevole Corrao, l'onorevole Giarrusso, grazie per la vostra disponibilità e adesso so che insomma vi chiama la plenaria. Vi ringrazio veramente tantissimo, saluto tutti i ragazzi, ringrazio la nostra bravissima moderatrice. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie Carlo, grazie ai tuoi e ai nostri ospiti. Torniamo qui a Roma per farvi aspettare qualche minuto in attesa che sia... Ecco, sì, siamo pronti. Andiamo in diretta. Dear colleagues, this is an important moment. Can I please ask... È un momento solenne, grazie, colleghi, vi chiedo di prendere posto. Cara, grazie mille, veramente. Io quasi sto facendo. Okay, thank you. Can I ask the... Grazie. Chiedo ai fotografi di farsi un po' da parte. Dear Laureates of... Cari premi Sakharov 2022 per la libertà di pensiero, caro ambasciatore Chensov e ambasciatore Tarasiuk, cara Oleksandra, Yulia, Ivan, Alexander, Stanislav e Yaroslav, che rappresentano il popolo coraggioso dell'Ucraina, cari finalisti del premio Sakharov 2022, cari colleghi, è per me un privilegio poter dare il benvenuto a tutti voi al Parlamento Europeo per l'assegnazione del premio Sakharov 2022. Since 1988, il premio Sakharov per la libertà di pensiero ha reso omaggio a persone e organizzazioni che lottano nel nome della libertà in tutto il mondo. La lotta che è sinonimo della realtà di Andrei Sakharov, un dissidente e uno scienziato russo, di cui porta il nome il nostro premio. Lui credeva in una società aperta, libera e democratica, la stessa convinzione che è alla base del nostro stile di vita europeo. Con Sakharov stesso ha detto una volta che un paese che non rispetta i diritti dei suoi stessi cittadini non rispetterà i diritti dei suoi vicini. È un messaggio che rimane di grande attualità oggi, più che mai. Ecco perché nel 2020 questo Parlamento ha dato il premio Sakharov all'opposizione democratica bielorussa, rappresentata dai leader del movimento democratico bielorusso Tenayoskaya e attivista politico Veronika Zabkala. A oggi la Bielorussia ha un record negativo di premi Sakharov imprigionati. Ecco perché nel 2021 il Parlamento europeo ha dato il premio Sakharov al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny per la sua lotta contro gli abusi del Cremlino e
ancora una volta, invito al suo rilascio immediato e incondizionato. Il messaggio nostro è che non dimenticheremo né loro né nessuno dei nostri premi Sakharov, che ancora paga un prezzo alto per la libertà. Quest'anno abbiamo l'onore di assegnare il premio Sakharov 2022 al popolo coraggioso dell'Ucraina, rappresentato dal suo presidente, dai suoi leader eletti e dalla società civile. Gli ucraini, che già hanno lottato strenuamente, hanno sacrificato così tanto per la loro libertà e per i nostri valori. A titolo di introduzione alla cerimonia, guardiamo un breve video su il premio Sakharov 2022. È un paese di persone reali, forti e coraggiose, persone che sentono la loro forza e hanno mostrato al mondo un esempio di resilienza e perseveranza. L'Ucraina lotta per la giustizia di fronte alla guerra brutale russa. In questa guerra con la Russia lottiamo per la libertà in ogni senso. Noi paghiamo un alto prezzo per questa lotta. I militari ucraini, il suo governo e i suoi leader, la sua società civile e il suo popolo continuano a resistere. No one will break us. Nessuno ci piegherà. Siamo forti, siamo ucraini. Sapete che abbiamo l'auspicio di far vivere i nostri bambini. Premio Sakharov 2022 per la libertà di pensiero al popolo coraggioso dell'Ucraina, rappresentato dal loro presidente, dai loro leader eletti e dalla società civile. Dear friends, today marks... Amici, quest'oggi è il 293esimo giorno della guerra in Ucraina. Siamo stati testimoni della resistenza che è fonte di ispirazione dei cittadini normali che hanno sacrificato se stessi per ritardare l'arrivo dei carri armati, cittadini che hanno fronteggiato l'esercito russo con il loro orgoglio come unica arma, donne coraggiose che hanno dato vita nelle metropolitane. Il messaggio dall'Europa è chiaro: noi siamo al fianco dell'Ucraina, non guarderemo dall'altra parte. Il popolo dell'Ucraina non sta soltanto battendosi per la propria indipendenza, ma per i valori che sono il fondamento dell'Unione Europea e che noi per troppo tempo ci siamo presi il lusso di dare per scontati ogni giorno. Noi parliamo spesso di democrazia, libertà, come se fossero concetti astratti che non si traducono in nulla di reale, ma la capacità di votare per coloro in cui crediamo, per leggere il giornalismo indipendente, per riunirsi e dire quello che vogliamo dire, per dissentire e dire che non siamo d'accordo, per perseguire quello che ci dà felicità nella vita, per vivere e amare come vogliamo senza conseguenze, si merita di avere altrettanto. Ecco perché sono andata a Kiev, per assicurare al presidente Zelensky e a tutti nella Verkhovna Rada che il Parlamento europeo sarà al fianco dell'Ucraina in questa battaglia. Ecco perché noi forniamo aiuti finanziari, umanitari e militari all'Ucraina ed è per questo che continueremo a inviarne ancora di più. Ecco perché sono stati approvati 8 e tra poco 9 pacchetti di gravissime sanzioni nei confronti di Putin e dei suoi accoliti per continuare a rispondere alla vostra richiesta di far sì che la Russia paghi per i suoi crimini di guerra.
Ecco perché abbiamo garantito all'Ucraina lo status di paese candidato contro tutti i cinici che pensavano che la nostra unità si sarebbe rotta. E cari amici, oggi ricevete questo premio prestigioso per la libertà e i diritti umani che conferiamo al coraggioso popolo dell'Ucraina, rappresentato dal Presidente, dai leader eletti e dalla società civile, perché ancora una volta noi parliamo sul serio quando diciamo che siamo al fianco dell'Ucraina. Le parole di oggi devono essere un memento rispetto al nostro sostegno incondizionato e lo dedichiamo a tutte le coraggiose ucraine, ai coraggiosi ucraini sul campo, tutti loro ai quali abbiamo aperto con il cuore le porte delle nostre case, a tutti coloro che hanno perso amici e membri della loro famiglia, loro cari. Il popolo coraggioso dell'Ucraina non cederà neanche noi. Slava Ucraini! It is now my... È con immenso onore che ora do la parola al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Presidente Zelensky, a facoltà. Grazie Roberta. Grazie Roberta, grazie. Presidente, cara Roberta, cari amici, vi saluto a nome di tutto il nostro popolo. Un grande onore potervi portare il saluto di coloro che stanno lottando e combattendo per la libertà e per l'Ucraina. Per un sogno che è quasi impossibile per noi da realizzare, un sogno dell'Ucraina in Europa, un'Europa con l'Ucraina, non per un sogno perché è impossibile, perché non è realizzabile, ma perché stiamo assistendo a un tentativo di togliere la libertà all'Europa e all'Ucraina. Questo è sempre un crimine. E la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, contro l'Europa, è un crimine. In passato i tiranni hanno cercato di conquistare l'Ucraina e privare tutti gli europei della loro libertà, ma se vinciamo adesso gli ucraini e tutti gli europei, vinceremo in modo tale per cui non ci saranno più altri tentativi di privare l'Europa e l'Ucraina della loro libertà. Vinceremo in maniera tale che non ci saranno più tentativi di ripetere la politica di genocidio contro il nostro popolo, sia in Ucraina che in tutta Europa. Dobbiamo dare e daremo una nuova architettura di sicurezza efficace per la libertà globale e il diritto internazionale e l'ordine internazionale. Io credo che sia questo parte del nostro dovere morale. Guardate a come l'esercito russo sta avanzando. Gli occupatori stanno bruciando tutto di fronte a sé, con artiglieria, i missili, le bombe, i droni, le mine, le munizioni inesplose che rimangono nel nostro territorio. Gli occupatori stanno distruggendo città, villaggi, tutte le infrastrutture vitali. È successo a Mariupol e l'avete visto tutti. Stessa cosa a Volnovakha, un'altra città che è stata completamente distrutta dopo l'offensiva russa.
Più di 20.000 persone ci vivevano prima della guerra, ora è totalmente distrutta, un cumulo di macerie. L'esercito russo sta facendo la stessa cosa con Bakhmut, un'altra città nel Donbass, dove gli attacchi russi distruggono tutto e più di 70.000 persone ci vivevano fino a poco tempo fa, solo l'anno scorso, adesso solo macerie. Forse adesso, dopo la fine di questa guerra, quando libereremo tutto il nostro territorio e saremo in grado finalmente di trovare tutti i luoghi in cui sono state seppellite le vittime del terrore russo, potremmo dire quante vittime ha mietuto la tirannia. Migliaia di nomi di vittime, li conosciamo già, purtroppo ce ne potrebbero essere molti di più. Vi chiedo di osservare un minuto di silenzio in memoria di tutti gli ucraini, uomini e donne, adulti e bambini, militari e civili, che hanno perso la vita in questa guerra russa. Noi. Дуже дякуємо вам. Grazie. Cari amici, dobbiamo agire adesso. Non aspettiamo che la guerra finisca per portare giustizia a tutti coloro e contro tutti coloro che l'hanno scatenata questa guerra e per evitare che si ripetano nuove aggressioni. Questa sarebbe la protezione più efficace della libertà, dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto e di altri valori che ci accomunano e che in particolare sono rappresentati da questo premio del Parlamento europeo, il premio Sakharov. Sono grato a tutti voi e a tutti coloro che hanno dato una mano a realizzare indagini sui crimini realizzati in Ucraina, che stanno cercando informazioni su gli assassini russi, grazie alla comunità internazionale che collabora con il procuratore ucraino, tutti coloro che hanno intenzione di far giustizia nei confronti dei crimini commessi sul nostro territorio. Grazie a tutti i leader, a tutti gli stati, tutti i politici e le organizzazioni internazionali che lavorano insieme a noi e che fanno tutti gli sforzi necessari per creare un tribunale per il reato di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Invito tutti voi, i vostri partiti, i vostri stati a sostenere questa idea, questo lavoro, questo tribunale deve iniziare a funzionare. Il Parlamento europeo già ha sostenuto questa idea, è necessario adesso di renderlo realtà quanto prima, in particolare attraverso l'approvazione di una risoluzione specifica per la creazione del tribunale da parte del Parlamento europeo. Il vostro sostegno e il sostegno dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dei vostri paesi saranno fondamentali. Le città e villaggi distrutte dalla Russia, le vite spezzate dai russi dovrebbero ritrovarsi nelle frasi di questa risoluzione, a condanna di coloro che non solo hanno realizzato concretamente questi crimini, ma anche a chi li ha commissionati e chi li ha spinti. L'impunità per questi reati, quando sarà garantita, sarà una base duratura per la giustizia. Ogni aggressore potenziale saprà che la sanzione, la punizione per un crimine di guerra sarà inevitabile. Questo è lo strumento più efficace per prevenire ulteriori crimini di aggressione. La responsabilità storica che abbiamo. Il male ha sempre motivo di tornare quando la storia del male non è scritta al 100%. Cari onorevoli, so che domani parlerete del riconoscimento dell'Holodomor come genocidio
nei confronti del popolo dell'Ucraina. Vi chiedo di sostenere ad ampia maggioranza nel voto questa risoluzione. Per fare giustizia, l'Europa deve dare questo segnale fortissimo per cui non ci saranno lacune o buchi neri nella storia delle tragedie del nostro popolo e del nostro continente, nella storia dei crimini contro l'umanità commessi. Credo che e spero che sarà così. Grazie per il vostro sostegno. Grazie per sostenere la nostra lotta. Grazie a tutti voi personalmente per ricordare la nostra lotta. Grazie a te personalmente, Roberta, per sostenerci. Sei venuta a Kiev in una situazione difficile e pericolosa. Grazie per aver sostenuto le nostre riforme. Grazie per aver sostenuto e sostenere il nostro movimento verso l'Europa. Grazie e gloria a tutti i nostri soldati. Gloria a tutti coloro che difendono la libertà e al nostro popolo. Gloria all'Ucraina. Bene, abbiamo assistito quindi alla premiazione da parte del Parlamento europeo al coraggioso popolo ucraino, premio Sakharov 2022. Nel ringraziarvi per la partecipazione, per l'attenzione
e nel ringraziare anche i nostri ospiti vorrei ringraziare anche il responsabile pubbliche relazioni e comunicazioni del Parlamento europeo, il dottor Fabio Di Stefano, che ha voluto e che fortissimamente ha voluto la partecipazione di voi giovani a questo importante evento. L'importanza dell'affermazione del diritto, del rispetto del diritto per la libertà di pensiero e la libertà di espressione. Grazie, grazie vice direttrice della bellissima moderazione per questo evento. Io ricordo che prima di andare a farci gli auguri di Natale in un light lunch presso l'Europa Experience, che si trova in Piazza Venezia, dove avremo la possibilità di condividere ancora alcuni momenti e un pranzo natalizio insieme, vi invito con moderazione a venire verso il tavolo della Presidenza, dirigenti scolastici compresi, i ragazzi, e per fare la foto ricordo, in modo che poi ve la faremo avere. Vi ringrazio tanto.